che prima in realtà era entrata, però non mi ha comunicato niente rispetto all'eventuale impossibilità. Allora, l'ultima commissione è quella del 13, scusate, di agosto. Al 13 di agosto è stata esaminata, siamo arrivati a esaminare l'osservazione numero 74 relativa alle scale norma. Quindi si riprende dalla 75. Osservazione Apro 75, dice la registro e sì. leggo istruttore. Confermo, l'avevamo già fatta Sì, la 75. è vero. Ok, allora procediamo pure con la 82. Allora, osservazione 82, scusate un attimo. Eccoci. Scusate un secondo. Manola, Risuono attiva, ok. Puoi leggere tu un attimo l'osservazione 82, che c'ho un problema col file, appena lo apro poi attacco io, va bene? C'è via me, Simone. Sì, se puoi leggere te il registro osservazioni, la 82. Perché non ce l'ho, registro. Ma che ci fidi qualche appunto se ci vuoi scrivere? Poi Allora, attacco io. l'82 La chiedono 82. l'82 la possibilità di realizzare una nuova volumetria in cambio della realizzazione di lavori edili stradali per un ammontare di 100.000 euro. Non sarebbe stata accolta le osservazioni in quanto la richiesta comporta impegno di suolo inedificato esterno al perimetro del territorio urbanizzato e risulta pertanto in contrasto con le previsioni e la disciplina del piano strutturale recentemente approvato e ai principi della legge regionale 65. Questa, vedete, l'area individuata dall'osservante. Siamo in via del Pezzigno a Capezzano. Pezzigno 31. Il Pezzigno è dietro Va bene, non ci sono, non credo che da parte dei commissari ci siano osservazioni, è una fattispecie già affrontata precedentemente. Si può procedere. Allora, posso procedere anche io, allora, ora. Osservazione numero 83. Si tratta di un'area che si trova in località Bocchette. Viene chiesto Che è quella? di modificare il confine sostanzialmente, l'identificazione planimetrica del parco fluviale del Camaiore, deperimetrando la proprietà per un futuro sviluppo artigianale. Quindi si chiede che un'area venga trasformata sostanzialmente da area di parco fluviale in area artigianale. L'istruttore dell'ufficio è di non accoglimento,
per il motivo di prima, cioè trattasi di impegno di suolo nel territorio fuori dal territorio urbanizzato ed è in contrasto col piano strutturale. Io qui ho da ridire. Ho da Grazie. ridire perché ho sempre avuto da ridire, nel senso che prevedere il parco fluviale in quell'area lo trovo quantomeno riduttivo e quantomeno fuori luogo. Io ho sempre detto e sostenuto che quell'area delle bocchette andava espansa fino al Ponte di Sasso per permettere eventuali altri inserimenti di aziende in quell'area che richiedono anche dimensioni importanti. Quindi io questa qui la vedo un'osservazione da accogliere e di modificare la destinazione di quell'area da fluviale a artigianale. Quindi francamente la trovo onestamente sbagliata non accogliere questa osservazione. L'ho già detto anche quando si fece il piano strutturale, e quella lì è un'occasione mancata di sviluppo di una zona artigianale nel nostro comune di Camaiore. Quindi mi auguro che invece questa qui venga veramente presa in considerazione la possibilità di togliere questo verde fluviale e trasferirlo dall'altro lato della strada, se uno lo vuole avere, fino in fondo al Lido, perché lì veramente non ha senso avere il verde fluviale che poi si interrompe alle bocchette, poi riprende. Non ha senso. E si fanno denti in un'area che secondo me potrebbe avere grossi sviluppi anche in futuro. Quindi mi auguro che questa che qui veramente ci si metta la testa e si ripensi a quanto fatto fino adesso, cioè si cambi completamente l'impostazione. Grazie. Scusate, mi sono entrata in ritardo, posso sapere che osservazione Numero 83. Si tratta, Michela, lo ripeto, di un'area che come vedi dalla planimetria aperta dall'Antonella si trova nel parco fluviale del Camaiore, che è identificato, lo ricordo a tutti, non sulla base ovviamente di un ragionamento che riguarda le singole proprietà, ma lo vedete anche, insomma, sulla planimetria, è individuato sulla base del rapporto col fiume, insomma, della vicinanza con il fiume. Il cittadino chiede che l'area abbia una destinazione artigianale, l'istruttoria dell'ufficio è un'istruttoria negativa. Diciamo, in questa fase del procedimento per ragioni tecniche, non per ragioni politiche, nel senso che la previsione è in contrasto col piano strutturale. Vi ricorderete che alle bocchette ci sono alcune aree verso mare dove abbiamo previsto un'espansione molto più limitata di quello che diceva Riccardo Erra ora, ma sono state copianificate in sede di piano strutturale. Quindi in questa sede l'osservazione non è proprio tecnicamente accoglibile. È vero per onestà intellettuale che la discussione, chiamiamola più politica, ci fu nel piano strutturale, quindi Riccardo, diciamo correttamente, ha fatto presente una posizione che aveva già all'epoca. Però ecco, quella era la sede giusta di discussione, quella del piano strutturale. Nel piano operativo tecnicamente non è possibile inserire questa previsione perché è contro il piano strutturale. Faccio presente, ma non lo dico per ragioni politiche, nel senso che io ho un'opinione diversa da Riccardo, io non sarei favorevole a un'espansione della zona delle Bocchette fino alla via Sarzanese, fino al Ponte di Sasso, sarei contrario, ma al di là diciamo della mia opinione, chiamiamola politico-amministrativa. Voglio dire però alla Commissione, che questo è importante che la Commissione lo sappia, che quando poi Manuel è testimone
che quando copianificando... Scusa un attimo Simone, siccome ho avuto una telefonata non ho capito gli ultimi passaggi. Sono no, dicevo che al di là del fatto... No, dicevo Riccardo che al di là del fatto che io ho un'opinione diversa dalla tua circa l'opportunità di espandere l'area industriale delle bocchette, diciamo, verso Monte fino alla Sarzanese, fino al Ponte di Sasso, però al netto, diciamo, delle opinioni politiche diverse, volevo invece riferire alla Commissione che quando all'epoca del piano strutturale copianificammo quelle aree a mare di espansione dell'area industriale, la Manola è testimone, ci fu una discussione molto serrata con la Regione, anche solo per quelle due aree. Perché? Perché alle Bocchette non c'è in questo momento, purtroppo aggiungo io, un problema di espansione dell'area. Casomai c'è un problema di collocazione sul mercato di molti immobili e manufatti a destinazione artigianale industriale che purtroppo non sono utilizzati in questo momento. Quindi per dirvi che già all'epoca, quando ci fu questa discussione sulla possibilità o meno di immaginare un'espansione delle Bocchette, l'Antonella vedete vi sta facendo vedere le aree che sono state copianificate in sede di PS, la Regione ci fece presente questo, ci disse ma insomma è un'area quella dove avete voglia ancora di sfruttare insediamenti esistenti che purtroppo in questo momento non sono utilizzati, e se ci fate caso guardate la copianificazione, le aree che poi ci hanno consentito di copianificare sono la D1, che è un'area sostanzialmente di completamento, perché verso Monte c'è tutta l'area industriale delle Bocchette e poi verso mare c'è una zona che è quella che poi porta, no, allo svincolo autostradale. E guardate, nella direzione che dice Riccardo, ma ripeto, non lo dico per motivi politici, guardate, c'è una striscina molto stretta, diciamo così, che diminuisce un po' quel dente, insomma, quello scalino. Perché? Perché i dati, diciamo, no, su quest'area non portano a dire che c'è un problema di espansione, c'è un problema di far funzionare bene gli immobili che ci sono, tant'è che, insomma, abbiamo... No, anche sulle destinazioni d'uso ho fatto qualche apertura per cercare di dare una mano senza snaturare l'area. Insomma. Ecco, ma queste sono considerazioni, vi volevo raccontare questo, che in sede di copianificazione, già solo copianificare queste tre aree che vedete, tra l'altro la E4 è una destinazione sportiva, quelle artigianali sono la D1 e la D2, già solo copianificare queste aree, insomma, è costata una discussione, ecco, con la Regione per questi motivi. Simone, ti volevo chiedere una cosa, ma il fatto di essere nel parco fluviale, no, in sede di piano strutturale, comunque sia, non ci impediva l'espansione della zona delle Bocchette, volendo, se uno voleva. Cioè non era un vincolo il fatto di essere nel parco fluviale, era un vincolo sovrastante, come ti posso dire. C'era la possibilità comunque sia, se uno voleva, di avere l'espansione della zona. Sì, sotto il profilo urbanistico, sì, cioè se la Regione all'epoca del piano strutturale fosse stata d'accordo e ci fosse stata un'amministrazione d'accordo, come dice Riccardo, a portare l'area industriale fino al Ponte di Sasso, in teoria è fattibile. Noi eravamo favorevoli ad alcune aree di espansione, tant'è che le abbiamo anche individuate. Io, ecco, con altrettanta onestà intellettuale che è quella che ha avuto Riccardo, dico, cioè non è che mi voglio nascondere, dico che io non sarei stato in ogni caso personalmente, la mia opinione personale, favorevole a un'espansione dell'area industriale delle Bocchette fino alla via Sarzanese, perché guardate, comunque quell'area di cui parla Riccardo c'ha anche dei valori ambientali, tuttora, non è che è un'area, insomma, verso il fiume, è un pezzo di territorio agricolo, allora per l'amor di Dio si può anche consumare territorio per l'economia, no? Ma non secondo me in una situazione nella quale l'area delle Bocchette non è satura, non è affatto satura, c'è un problema di riutilizzo di tutta una serie di insediamenti artigianali che in questo momento sono in disuso.
Però questa è la mia opinione politica. Invece, tecnicamente vi dico, la regione non l'avrebbe mai concesso, almeno insomma, in questa fase storica. Quindi, no, impedimenti di legge, Michela, non ce ne sono. In questa fase sì, perché c'è contrasto col piano strutturale. Nella fase del piano strutturale, impedimenti di legge non ce ne sono. C'è che ci vuole l'assenso della regione perché è un atto di copianificazione. E io con onestà intellettuale vi dico che in ogni caso non ci sarebbe stato. Cioè, per essere più chiari, avesse governato Riccardo Erra al posto, no, dell'amministrazione del dotto, si sarebbe trovata la regione che gli diceva di no. Ecco, cioè, al netto poi delle opinioni politiche che possono essere diverse, lo sono. Sembrava Se giusto, diceva di no, no? cioè, ma quello bisognava vederlo, no? Perché? Avresti fatto una discussione con la regione, non so quale sarebbe stato il punto d'approdo. Ecco. Anche perché io Io quando vi dico. vi testimonio ecco, quello che è accaduto nel nostro caso, cioè che anche noi eravamo favorevoli ad un'espansione dell'area delle Bocchette, non nei termini, ripeto, che dice Riccardo, ma eravamo favorevoli, e per inserire queste due aree abbiamo fatto una discussione. La Manola è testimone, insomma, abbiamo fatto una discussione perché la regione ci diceva. Ma che ci chiedete l'espansione dell'area delle Bocchette, che avete degli immobili in disuso da utilizzare? Perché la logica è sempre quella, no? Il consumo del territorio, se non c'è un'alternativa, è una risposta diversa alle esigenze, diciamo, a cui deve rispondere un piano. Questa è un po' la logica che muove la regione, ma non solo qui e nei nostri confronti, in generale, no? Cioè si copianifica all'esterno del territorio urbanizzato quando quella è l'unica strategia rispetto ad alcuni obiettivi possibile, no? Se invece il riuso dell'esistente può portare a risultati analoghi, la regione ti chiede di privilegiare quella strada. Vi volevo solo raccontare, ecco, che al di là delle opinioni politiche ci sarebbero state delle difficoltà tecniche, tutto qua. Non è Io che. voglio integrare però quello che dici, perché io condivido poco, nel senso, quell'area poteva essere utilizzata per trasferirvi aziende che già occupano suolo in altre zone, anche in zone difficilmente accessibili o che danno noia, tra virgolette, danno noia o sono di contrasto allo sviluppo di un centro storico. Quindi, se alla regione gli veniva ben motivato chi ci andava in quell'area e i risultati che potevano venire fuori dalla scelta di incrementare e ampliare quell'area, dicendogli che in altre aree si sarebbe risparmiato suolo e destinato magari ad altre cose, al miglioramento di un centro storico, di qualche collina, eccetera, non credo che la regione avrebbe detto di no, perché si creava un'area omogenea. Un'area industriale artigianale e lì era ben servita da un punto di vista autostradale che faceva venire meno tante problematiche viarie che ora sussistono sul nostro centro storico e sulle piccole colline del nostro comune. Quindi io non credo, o la regione è ottusa, e allora ci sta anche quello, per l'amor di Dio, oppure se ben documentata e con forza e con volontà politica, come te giustamente hai detto, te lo riconosco, non era nelle tue corde, non era nelle vostre corde di ampliare quell'area e non vi è piaciuto. A me, sono sicurissimo, avrebbero detto di sì, perché c'erano le condizioni per ampliarla, per spostare aziende che si trovano in realtà in zone che da un punto di vista viario sono servite male. Quindi si poteva veramente migliorare anche l'aspetto viario del nostro centro storico e delle nostre colline, perché esistono aziende che insistono in collina che potevano veramente trasferirsi in quell'area. Quindi, secondo me, prevedere anche il verde fluviale lì veramente lo trovo assurdo. Lo dico con tutta sincerità. Poteva essere lasciato così, però non addirittura prevedere un verde fluviale dove le caratteristiche fluviali, secondo me, quell'area non le ha più. Lo dico tranquillamente, anzi, quell'area andrebbe risistemata completamente, come andrebbe risistemata tutte le bocchette, perché io ci sono stato anche l'altro giorno, ragazzi. Mettetemi una mano sul petto e andate a sistemare quell'area che è veramente degradata da un punto di vista. Riccardo, Vabbè, eh.
Riccardo, scusa però, ma la proposta è in questione, tanto voglio dire, si fa per discutere del merito, no? Allora, la proposta è in questione che ci veniva fatta dall'osservante. Siamo così sicuri che producesse un'area omogenea di sviluppo artigianale industriale? Perché non si sta parlando di una proposta. Ferma. Questa è un'osservazione. Ora, Simone ha spostato, non dall'osservazione a un quadro generale, io ho fatto il quadro generale. Allora, io l'osservazione l'accoglierei se ci limitiamo all'osservazione, ma io parlavo di un quadro generale perché Simone ha fatto un'analisi generale. L'osservazione è chiaro che non riguarda tutta quell'area, sono d'accordo, No, anche non è per il che riguarda discorso di... tutto, riguarda un'area che non è Ho capito, ma direttamente. siccome Simone ha spostato il discorso, eccetera, eccetera, come giustamente anche io avevo fatto, ora si faceva un'analisi generale. L'osservazione è chiara, fa parte di un pezzo. Sono d'accordo con te che non è tutta l'area, però è No, parte di soprattutto un'area che io avrei visto non. come tutta la possibilità di farci dell'artigianale. Poi, se la visione dice Simone, in questo momento ci sono richieste, ma sai, i capannoni sono anche piccolini quelli che non sono occupati. A volte ci sono aziende che hanno bisogno di spazi grandi, che alle bocchette non ci sono. E poi sai, la visione non è che si vede nell'immediato lo sviluppo. Si indica un'area che magari fra 10 anni può essere di sviluppo importante per il territorio. Ecco. Quindi la lungimiranza di un imprenditore a volte sta anche, dico un imprenditore come di un comune, nel vedere quello che gli altri non vedono e di vedere quello che al momento non c'è. Sì, Quindi, però quello che voglio dire, Riccardo, siamo attenti perché capito? una proposta come questa ti chiede in sostanza di ridefinire, Ma l'ho ridefinire capito bene quello che chiede Jacopo. la Era natura di convinto. un'area che L'ho non capito. ha neanche qualche traccia di carattere artigianale industriale. Non è Caro Jacopo, ti ho detto che avrei previsto tutta quell'area. Sono giustamente scelte politiche, come ha Sì, però detto giustamente Simone. fammi finire il ragionamento. È chiaro che c'è una scelta alla base, però guardiamo le motivazioni di questa scelta perché mi sembrano oggettive. Allora, l'area che riguarda il comparto produttivo e artigianale non si trova nella porzione che viene citata dall'osservante, perché non è quella, è da un'altra parte. Siamo molto più in basso e non è che si può No, è più dimensionare. avanti, ma la conosco dov'è quell'area lì, Ho capito, Simone. allora guardalo. Cioè, non è che L'ho si può visto dov'è? dimensionare E ho capito, ma se si era previsto, no, è qui a mezzo, non è laggiù in fondo. Però. Scusatemi, forse io non ho capito qualcosa. Allora, la previsione nel piano strutturale ormai non gli si è data. Nel piano operativo, a quello che ho capito io, non si può ritoccare questa cosa, non si possono accogliere le osservazioni perché vanno in contrasto col piano strutturale. Quindi, di che si sta parlando? Cioè, ho capito male io o No, cosa? non hai capito male, No, però. Ecco, hai capito bene, Michela, però vorrei dire una allora, cosa. quindi, voglio dire. Vorrei dire una Allora, cosa a Michela, Riccardo. se puoi anche non parlarne, io ne parlo. E Sì, lo ma ci rivendico mancherebbe. con forza. No, E io vorrei. non l'ho votato l'adozione del piano strutturale, quindi voglio dire, no, cioè me lo venite a dire a Parliamo me, del piano. Se a quindi. te non interessa lo sviluppo e non ne vuoi parlare, sono problemi tuoi. Io, cara No, Michela, ne non è che non posso ne venire voglio parlare, a Riccardo. Io non è che non ne voglio parlare, ma dico, parlare. Michela, ci sono molte persone però che hanno. Riccardo, Se io ne non parla, è. di cosa si sta parlando? Si parla anche per No, parlare in parla, ma maniera non si che. risolve niente, Ma non perché si era risolve da parlarne prima, no, Riccardo? Era da niente. parlarne nel piano strutturale. L'adozione del piano strutturale, io per esempio, non l'ho votata. Era da parlarne nel piano strutturale, Ma no? Perché l'abbiamo già ora. votato nel piano strutturale, Ma purtroppo. l'hai Non votato. Allora, ascoltate. quando io dico, no, che parlarne ora è Se non chiaro, vuoi si parla, per parlare, carità, però non si non trova la soluzione, no? Perché Michela, se se si va. non volete parlare voi di maggioranza, non No, parlate. parliamone sì, ma non si trova la soluzione perché se non si possono accogliere perché si va in contrasto col piano Tanto strutturale, non si trova non ha la visto un soluzione. Quello imprenditoriale che di dico me. io. Però scusa, scusa Michela, scusate. Io però voglio chiarire una cosa, poi sono intervenuto anche troppo, però c'è un punto che voglio chiarire. Quando, siccome l'osservazione, come ricordava correttamente il consigliere Erra, fu già presentata al tempo del piano strutturale, siccome diciamo, l'istruttoria tecnica è una cosa e le valutazioni poi, diciamo, no, che competono a noi sono un'altra cosa,
Noi all'epoca l'abbiamo chiesto tecnicamente alla regione che cosa ne pensava della singola osservazione, e la regione ci rispose quello che sta dicendo Jacopo, cioè ci disse: non c'è alcun criterio tecnico che possa portare ad una copianificazione di quell'area. Perché non c'è alcun criterio tecnico? Perché quell'area non è nemmeno contigua all'area industriale delle Bocchette. Non a caso, Riccardo Erra ha posto il tema di un'espansione di tutta l'area fino alla via Sanzanese, perché soltanto in un'ottica di quel tipo lì ci può essere una continuità territoriale e funzionale con l'area delle Bocchette esistente. Cioè, questo era un francobollo, passatemi l'espressione, collocato fuori dall'area industriale, neanche in continuità con l'area industriale, vicino all'area industriale, questo è vero, ma non in continuità territoriale con l'area industriale, in un'area che è agricola, non perché ce l'abbiamo messa noi nel territorio agricolo, ma perché è nel territorio agricolo. Se voi ci andate, è tutto intorno, c'è un territorio agricolo lì. Quindi la regione, non, come posso dire, la singola osservazione, no, tecnicamente ci ha proprio detto di no, ma non è che ci ha detto di no a questa osservazione. Ce ne sono anche altre che via via nel piano strutturale e nel piano operativo gli si è detto di no per questi motivi, no? Perché la regione chiaramente ti dice: c'hai un'area industriale, se la vuoi espandere, la espandi in modo contiguo all'area industriale. Tant'è che quelle aree che abbiamo visto prima, la D1 e la D2, sono proprio nate in funzione di quello che dice Riccardo Erra. Cioè, perché noi, andate a leggere quello che c'è scritto nel piano strutturale, noi abbiamo scritto, siamo d'accordo con, no, evidentemente da questo punto di vista, che c'è un'esigenza di ricollocare tutta una serie di aree artigianali che sono ora soprattutto, diciamo, nel centro storico di Camaiore, collocate, no, in zone, diciamo, disagevoli per le aree, per le aziende stesse e anche per i cittadini che vivono, e che quindi era utile avere delle aree nuove alle Bocchette per ricollocare queste aziende. Quelle previsioni che abbiamo visto prima di 1 e di 2 nascono proprio in funzione di quell'obiettivo che dice Riccardo. Però la regione ti dice: se mi vuoi, no, ricollocare delle aziende espandendo l'area delle Bocchette, mi fai un'espansione contenuta e contigua all'area. Non è che puoi prendere un'area, diciamo, staccata dall'area delle Bocchette e costruirci un nuovo polo, diciamo, artigianale industriale. Ve lo dico perché, siccome, come posso dire, bisogna, no, distinguere vari aspetti. Noi l'abbiamo sottoposta all'osservazione alla regione, all'epoca dello strutturale, parlo tecnicamente, e la regione tecnicamente ci disse che non era fattibile, perché loro non copianificano aree industriali inserite nel territorio rurale, che non abbiano contiguità, perché non è che a Camaiore abbiamo un problema che non c'è l'area industriale, no? Ce l'hai lì l'area industriale, e quindi loro ti dicono: c'hai dei capannoni sfitti, e in ogni caso, se vuoi delle aree nuove per ricollocare aziende che ora magari si trovano in contesti non adatti, fai delle aree che siano attaccate all'area industriale che hai, non delle aree che siano delle isole nel mare, fra virgolette, insomma, passatemi l'espressione per farmi capire. Ma Riccardo Erra ne è consapevole di questo, tant'è che lui dice: io avrei, no, copianificato un'espansione fino al Ponte di Sasso, cioè gli avrei dato una continuità territoriale copianificando l'espansione fino al Ponte di Sasso. Ecco, io su questo, sull'espansione fino al Ponte di Sasso, sono contrario, perché vi invito a guardare la cartina che avete davanti e guardate che pezzo di territorio significherebbe consumare. Vorrebbe dire un terzo in più dell'area industriale esistente, cioè vuol dire quasi fare un'area industriale nuova, in una situazione in cui onestamente non c'è una domanda, insomma, nell'economia che giustifichi un'espansione del genere. Quindi le due cose vanno separate. Sulla singola osservazione c'erano dei problemi tecnici insuperabili, sull'espansione di tutta l'area delle Bocchette in continuità, no, fino alla via Sarzanese, eliminando quel, diciamo, quel dente che si vede, io ho le mie perplessità,
Però ecco, l'osservazione non era tecnicamente ammissibile secondo la regione al tempo del piano strutturale, eh? Parlo al tempo del piano strutturale. Va bene, io ho poche osservazioni da fare. Quelle che avevo formulato prima sono restano del tutto valide. Io sono d'accordo col parere dell'ufficio. Segniamoci se ci sono delle situazioni appunto di non allineamento sul parere da parte degli altri commissari. È No, entrato il sono consigliere d'accordo. Dalle Lupe. Questo per la votazione, come abbiamo fatto per gli altri, no? No, ma io non sono d'accordo. Sì, è corretto, Riccardo, come diceva il presidente, no? Ce lo appuntiamo perché poi quando bisognerà votare, almeno nelle modalità di votazione, si mette tutti in condizione di, no? Di esprimersi, insomma, laddove ci sono delle opinioni diverse. Tenuto conto che, appunto, insomma, è un po' impraticabile come ipotesi stante il problema dello strutturale. Se non ci sono altri interventi, si può andare all'87. Allora, osservazione 87. Allora, siamo in via italica e siamo in un'area contigua con un'area dove c'è già una previsione urbanistica. L'osservante chiede che l'area sia inserita in zona B2 per almeno una parte della particella. L'attuale previsione annulla qualsiasi possibilità di intervento, anche in ottica futura, da considerare che già in passato si sono presentate osservazioni, in particolare per realizzare un'abitazione per soddisfare esigenze familiari. Come in altre aree limitrofe, si potrebbe prevedere un parcheggio fronte strada interessando tutte le proprietà dei soggetti che rientrano nel comparto previsto dal REU. Allora, l'osservazione è accolta a livello di proposta dell'ufficio attraverso l'introduzione di una nuova scheda norma. Quindi, vediamola in modo anche che poi si possa. Ecco, è questa Antonella? Sì, è questa, perfetto. Possiamo tornare un attimo nell'immagine della planimetria, Antonella, per far vedere alla commissione una cosa. Allora, come ricorderete, l'inserimento, diciamo, di nuove schede norma presuppone l'individuazione di un interesse pubblico. Ora, perché in questo caso c'è un'istruttoria favorevole? Sotto il profilo tecnico, come vedete, ci troviamo dentro un'area del territorio urbanizzato, completamente, diciamo, circondata su tutti i lati da edificato esistente e dalla infrastruttura viaria della Via Italica. Dal punto di vista invece dell'interesse pubblico, voi ricorderete che nella Via Italica c'è l'idea di sviluppare un progetto di ciclovia, di percorso ciclabile, e c'è un obiettivo, diciamo, strategico legato appunto a questo progetto di aumentare il sistema dei parcheggi in modo tale che si possa il più possibile, no, realizzare, diciamo, tratti di pista ciclabile, di percorso ciclabile in sede propria.
chiaramente quando si progetta un percorso ciclabile, no, si deve riorganizzare anche la mobilità carrabile e quindi il sistema della sosta carrabile. Per cui vi ricordate, sin dall'adozione del piano noi abbiamo previsto nuovi parcheggi lungo la via italica a questo scopo, oltre al fatto che comunque ci sono, no, aree commerciali importanti sulla via italica, e quindi in questo senso la richiesta del cittadino andava incontro a questo tipo di obiettivo pubblico. A livello di previsioni, Antonella, possiamo scorrere? Vedete, abbiamo previsto una superficie per spazi pubblici che corrisponde alla superficie fondiaria, 1.500 e 1.500. Vedete, la parte pubblica è 1.200 metri quadrati per parcheggi e 300 metri quadrati di verde. Sotto il profilo appunto della superficie fondiaria, se scorriamo la scheda, abbiamo dato una superficie edificabile a destinazione residenziale di 180 metri quadrati. Scorriamo la scheda, Antonella, con numero 2 unità immobiliari. Scorriamo la scheda. Questo, l'obiettivo è quello che vi ho già, insomma, raccontato a parole. Andiamo avanti. Ecco, come vedete, scusa Antonella, fermati un attimo sulla parte perequativa. Come vedete abbiamo previsto soltanto la cessione delle aree, non la realizzazione dell'opera, perché ci sembrava che con due unità abitative come contropartita chiedergli anche la realizzazione di quell'opera, insomma, pubblica piuttosto importante, diventasse insostenibile poi per il cittadino. Quindi, a fronte del fatto che ci sono soltanto due unità abitative come scambio perequativo, abbiamo chiesto soltanto la cessione delle aree, sempre, no, alla ricerca di un equilibrio giusto fra possibili opportunità per il cittadino e obblighi nei confronti della comunità. Ma dove si trova quest'area, che io non ho capito bene? Siamo lungo la via italica, vuoi sapere a che altezza siamo, Riccardo? Sì, perché non capisco, dici cessione delle aree destinate a parcheggio e spazi di sosta, nonché delle complementari aree a verde attrezzato prospicienti via del Secco. No, questo è un errore secondo me. C'è un errore, ce ne siamo accorti ora io nella manola, c'è un errore. È la via italica quella lì. A dove allora? Io ora me lo fate vedere. Sì, magari Antonella allarga un po'. Sì, scusate, lo correggiamo direttamente questa qui di via del Secco, senza fare riferimento alla commissione, va bene? Perfetto, l'errore materiale. Sì. Allora, siamo all'altezza, vedete, di via del Merlino, però se volete possiamo tranquillamente, Antonella, fare un... Se si può vedere con Riccardo, è all'incirca dove c'è Matteucci che noleggia... Ma non volevo vedere l'area, capito, Graziano? Dov'è il Matteucci? Ho capito più o meno, ma non mi riesci di capire bene. Vedi dove c'è quel parcheggio grande, i due? È questa qui l'area, H1. Questa è l'area che è stata trasformata. Sì, però Riccardo, se ho capito bene, ha capito dov'è, ma la vorrebbe vedere su Google Map, voglio, perché non riesce a visualizzarla, no, nella mente. Ok, aspettate un secondo.
Io ho un'osservazione invece. Un'osservazione per quel che riguardava il dimensionamento. Manola, ci sei? Non ti vedo. Okay. Dimmi, ci sono, dimmi. 1200 metri quadri di parcheggio e 300 di verde attrezzato. Allora, capisco l'intenzione, no? Cioè quella di come dire, concedere una facoltà edificatoria e di ottenere in cambio per la concessione dell'area dei servizi. Non mi sembra tanto. Tanto il parcheggio, dico. Beh, in quell'area, sinceramente, di parcheggio ce n'è bisogno, eh. Sarebbe insomma un potenziamento di cui credo la cittadinanza ne senta proprio il bisogno. Ora, non so se l'assessore cosa ne pensa. Tanto che vuol dire che dà troppo il privato? Sì, secondo non è una questione della proporzione parcheggio verde, capito? Parcheggio verde, parcheggio più verde sono comunque pubblici, no? Però il ragionamento che facevo era: sarà un po' troppo il parcheggio e un po' poco il verde attrezzato? Allora, infatti, volevo vederlo sulla cartina, vi ho chiesto perché lo voglio vedere su. Diciamo. Invece rappresenta più una fascia, come dire, di come filtro, perché un verde attrezzato anche di una dimensione grande, considera che la via italica è una strada molto transitata, quindi anche a livello di inquinamento, le polveri e così via, dare un'importanza a un verde su una strada così, insomma, i bambini io non ce li manderei tanto, ecco. Però Manola, allora forse l'aspetto da considerare è questo, cioè se noi riteniamo, no, che la collocazione e le dimensioni di quel verde attrezzato non siano tali da restituirgli una funzione pubblica, allora forse è meglio, faccio ragionamento ad alta voce, ridurre la superficie di spazio pubblico all'area di parcheggio, e poi chiedergli nelle prescrizioni, no, la realizzazione di una fascia verde di 300 metri quadrati anche nella loro proprietà, faccio per dire, e con una manutenzione che è a carico della proprietà stessa. Non lo so, sto ragionando, cioè se l'obiettivo è una specie di verde che divida la parte pubblica da quella privata, forse può essere una prescrizione dell'intervento, no? Perché effettivamente poi il rischio è che quella F1 lì una funzione pubblica non ce l'abbia, non lo so, sto ragionando ad alta voce. Penso che una striscia verde che divide, no, la parte diciamo di intervento fondiario dal parcheggio pubblico sia senz'altro utile. Oppure l'altra scelta è aumentare la parte di verde, però poi il rischio è quello che dice la Manola, Jacopo, cioè che di fatto sia un verde poco utilizzato dalla cittadinanza e a carico nostro a livello manutentivo. Ecco, quindi poi c'è. Simone, la questione che dico io è questa. Allora, se si concede la facoltà edificatoria, e questo vabbè, mi sembra che sia insomma condiviso un po' da tutti, tenuto conto della posizione del lotto, delle caratteristiche, anche della previsione che c'è sul piano strutturale, no? Allora, per questa distribuzione dello spazio, della superficie fondiaria, noi abbiamo un parcheggio da 50 posti qui praticamente, con queste proporzioni qui. Un parcheggio da 50 stalli è un parcheggio insomma già significativo. Allora, o gli diamo una funzione a questo parcheggio che è contestuale alla via italica, magari sì, in parte, però forse non del tutto. Per carità, siamo vicini alla stazione, si può anche pensare che con un percorso a mobilità lenta come quelli che si immaginano della ciclovia ci si arrivi anche, che si potenzi in quel senso lì l'accessibilità alla stazione, però insomma vicini per modo di dire, in realtà, neanche siamo proprio sotto. Quindi, viste le funzioni introdotte, mi domandavo,
sarà un po' sproporzionato col verde, però è chiaro che qui non ci viene un parco di quelli estremamente vivibili, no? È semplicemente un verde di cerniere, per cui effettivamente 300 metri quadri possono bastare. Se si mantengono però queste proporzioni, il parcheggio in questione non è un parcheggio da poco. Ecco, questo voglio dire. Io, se mi è consentito, invece, sposando la considerazione di Jacopo, ce lo vedrei lì un bel parco attrezzato, ridimensionando lì due, l'area parcheggio, magari ipotizzando 30 posti macchina, 25, perché consideriamo che tra Capezzano e Lido, dico, non ci sono parchi dove le famiglie possono portare bimbetti a Gioa o a fare una passeggiata. È vero la vicinanza, ma ricordiamoci che il parco Pitagora c'ha l'Aurelia a 30 metri, nel senso, purtroppo la realtà con cui dobbiamo condividere è questa qua. Anche il parchetto giù al secco, dico, c'ha il viale a mare da una parte, dico, quindi non è che ci sono localizzazioni più fortunate, ovvero potrebbero essere individuate, ma c'era magari da rifletterci prima. Dobbiamo giocare con quello che abbiamo, tra virgolette. Lì vicino c'è una gelateria, lì vicino c'è un bar, c'è la farmacia, quindi potrebbe essere anche come filtro il parcheggio, no? Ok, quindi comunque sia, si parla sempre di 25-30 metri di distanza dalla via italica. Intorno è tutto verde sostanzialmente, perché l'edificato è scarso lì, no? C'è il gommista lì davanti, insomma l'area si presta. E se consideri, Simone, a Capezzano non c'è un parco dove poter portare bimbetti, no? Cioè, io anch'io ho una figlia di 5 anni, no? Dico che tutte le volte voglio andare a parco giochi, vado a Querceta, vado in realtà limitrofe dove c'è lo skate park a Pietrasanta. A Camaiore non ce l'abbiamo delle zone dove poter portare, magari bere una bibita, sta lì, rilassare, parlare con la compagna o col compagno e bimbetti gioino per i fatti suoi, no? Per dare un po' di relax. Potrebbe essere questa un'opportunità un po' più grande rispetto a quelle altre che l'abbiamo anche lì in via del Paduletto. Non tutti sanno che c'è un parchino con due giochini anche in via del Paduletto davanti alla chiesa, no? Sostanzialmente. Però è uno sputo sostanzialmente, sono 25 metri quadri, c'è un dondolo e c'è uno scivolo. Se invece facesse una realtà un pochino più valorizzativa per quanto riguarda anche questi bambini e per le famiglie, che dico il sabato e domenica, poi ci sarebbe passato anche tessimo, dove le porti a Camaiore se uno vuole andare al parco giochi, se vogliono fare due chiacchiere, bimbetti o giova, un ce n'è di situazioni. Potrebbe essere questa un'opportunità per incominciare questo percorso qua. Io non ho nessun, come posso dire, elemento di pregiudizio, cioè se la commissione ritiene di ampliare la parte a verde, riducendo un po' il parcheggio, che comunque resta un parcheggio, insomma, molto importante, io sono favorevole. L'unica cosa, ecco, che chiedo particolare all'ufficio è quella sì, insomma, di immaginare una proporzione che dia, ecco, una funzionalità reale al verde. Ecco, non dobbiamo stare attenti appunto a non fare, diciamo, un'area che poi dopo cade nel degrado, no? Perché purtroppo nella realizzazione delle B2 a volte è accaduto, no? Cioè piccole aree verdi che poi non riescono, no, a conquistarsi una funzione pubblica, e quindi poi anche il comune le mette in secondo piano, magari rispetto alla manutenzione di altre aree. Ecco, l'unico rischio che vedo io è questo. Quindi, se si fa una scelta che è quella di dire aumentiamo il livello di verde in modo significativo, perché è vero che a Capezzano in particolare non ci sono aree no, con queste caratteristiche, tant'è che a Capezzano, no, Jacopo, Alberto, qualche previsione in questo senso l'abbiamo fatta nel PO, no, di introduzione di nuove aree verdi. Però, siccome, come posso dire, si va verso, diciamo, il futuro del mondo dovrebbe essere un futuro dove le aree verdi non è che, ecco, ci fa schifo aumentarle, anzi, no, va bene aumentarle. Io sono, ripeto, favorevole. Però, ecco,
allora immaginiamo una dimensione, una forma che poi quella funzione pubblica lì gliela garantisca davvero, ecco, nel senso evitiamo di fare una cosa che poi dopo diventa un onere sul piano manutentivo e magari quel tipo di obiettivi che dici te, Alberto, non li raggiunge. Quindi, ora, qui ci sono quelli... Non, Riccardo, scusa, vedo che vuoi parlare perché è acceso il microfono. Forse è. Qualcuno vuole intervenire? Non ho capito. Sì. Riccardo. Simone mi legge nel pensiero. Ascolta, no, io volevo dire, ma io prevedere un parco lì, non lo so, ho qualche dubbio, devo essere sincero. Visto lo stato di abbandono in cui versano tutti i parchi che il Comune di Camaiore ha in questi anni, mi riferisco all'ultimo al Parco del Santo Spirito, che andatelo a vedere, c'è l'erba alta, quindi abbandonata a se stessa e non frequentata in un'area anche particolarmente abitata. Non so se lì sia l'ubicazione giusta per un parco pubblico o se non sia più giusto, come ha previsto l'ufficio, la costruzione di parcheggi, che all'Ido di Camaiore i parcheggi veramente scarseggiano. Quindi non lo so, non ho anch'io una convinzione ben precisa. Un parco lì, onestamente, io non ce lo vedo. Però se ritenete che sia la collocazione giusta, ci rifletto anch'io. Io lì prevedo... anche in funzione, Jacopo dice di no, ma c'è la stazione ferroviaria vicina, la vedo proprio un'area che possa veramente servire anche alla stazione stessa, quindi dove uno porta i mezzi, lascia i mezzi in sosta, fa anche con un mezzo, un monopattino, faccio un esempio, delle biciclette, li posizionate, va alla stazione e prende il treno, visto che nei pressi della stazione non c'è un parcheggio. No, io Riccardo non dico di no, dico motiviamolo bene, no, capito? No, no, infatti, va bene. No, ho finito, nel senso, ma anch'io non ho le idee ben chiare, però mi sembrava più logico avere un parcheggio importante vicino alla stazione che possa essere utilizzato anche da chi tutte le mattine prende il treno, che arriva con la macchina, lascia la macchina in sicurezza e poi alla stazione, ecco, mi sembrava la soluzione migliore. Sì, appunto, se gli si dà un senso a quel parcheggio lì è fatto. Ma posso fare ma il parcheggio? Manola? Dimmi. No, volevo fare questa domanda. Può darsi che dica una sciocchezza, anzi, è molto probabile che dica una sciocchezza, ma è, diciamo, per non lasciare inesplorata nessuna possibilità. Ma noi, secondo te, potremmo prevedere un po' come abbiamo fatto per alcune funzioni private un elemento di flessibilità? Cioè, intendo dire, uno potrebbe mantenere la previsione così com'è o ritoccarla, però sostanzialmente senza snaturarne più di tanto l'impianto. E poi immaginare che in sede progettuale la parte del parcheggio possa anche, perché no, costituire un ampliamento del verde attrezzato. Ora, io non so se questo crea problemi urbanisticamente. No, urbanisticamente no, perché gli standard ce l'abbiamo, quindi i problemi non ci sono. L'unica cosa però, secondo me, andrebbe scritto nella scheda norma specifica, perché se viene fuori da una norma generica, poi dopo ogni intervento no, come nella dico, scheda norma, cioè scheda come abbiamo norma, fatto, certo. Cioè dire l'F1 e F1, l'I2 in serie di progettazione sì, si può anche immaginare di ampliare l'area verde. Sì, questo sì, me l'annoto, ne parliamo anche con Fabrizio quando ci rincontriamo, casomai la riguardiamo anche. Alberto, scusa. Sì, allora l'area a parcheggio, questo lo dico a Simone, a Jacopo e a Manola, no? L'area a parcheggio prevista è 1200 metri quadri, corretto? 1200. Il 30% lo destiniamo, il 30% alla viabilità e gli spazi manovra per punto 7.
sono 840 metri quadri di parcheggio, un parcheggio è 12,5 metri quadri, no? Siamo veramente sicuri che lì c'è bisogno di 67 parcheggi? Io questo sto dicendo, il dimensionamento non è il problema. C'è bisogno di 67 parcheggi, lì è una zona abbastanza fortunata perché tutte le attività hanno 6 o 7 metri davanti dove parcheggiano le macchine, no? Dalla farmacia, dall'edicola, dal baretto, dalla Cesarina, cioè hanno la parrucchiera davanti, il gommista, il Matteucci, ha tutti il parcheggio davanti dove parcheggiano sistematicamente, no? Dico, abbiamo bisogno di 67 posti auto lì? Allora, scusate, faccio una proposta diversa che è questa. Stabiliamo come commissione qual è un numero di posti auto che ci sembra adeguato rispetto agli obiettivi politici, chiamiamoli politici e amministrativi, chiamiamoli così. E in funzione di quello chiediamo all'ufficio di ridimensionare, no, il rapporto fra il verde e il parcheggio, però con quell'accortezza che dicevo prima, cioè a me va bene se nasce un'area verde frequentata e utilizzata, però ecco, deve avere per dimensioni, collocazione, forma, come posso dire, la possibilità poi di diventarlo. Allora proviamo a cambiare ragionamento, no? Che parcheggio può essere utile lì? 40 posti auto? No, scusate, posso dire una cosa? Perché qui è vero, noi guardiamo sempre il momento, l'immediato. E nell'immediato ha ragione Alberto quando dice ce n'è bisogno di 67 parcheggi, sicuramente non ora. Ma in un'ottica di sviluppo della stazione ferroviaria, che è quella, noi ci dobbiamo porre anche l'obiettivo di far tornare la fermata della stazione a Capezzano una fermata importante dove la gente ci venga, anche in un'ottica di sviluppo futuro turistico, anche se si aprirà quel benedetto parco di bus da domani, speriamo, dove poter parcheggiare le macchine, eccetera. È lì che bisogna cominciare a pensare. Dove si andrà? Di cosa avremo bisogno? È chiaro che se si mette sul discorso non abbiamo bisogno, ora vi dico anch'io non ce ne sono bisogno, è vero, ma noi dobbiamo pensare un'ottica di sviluppo futuro, a cosa porterà lo sviluppo dell'area bussola domani, è concepita in una maniera o chi, se vincerà qualcun altro, concepita nella stessa maniera o in un'altra maniera ancora migliore, no? Ecco, quindi ecco dove, quindi arrivano lì tantissime flotte di turisti, dopo diventano piccoli 60 posti macchine. Ragazzi, ma vedete le località turistiche che si sono sviluppate, hanno migliaia di posti auto. A Pietrasanta non basta più il terminal per ospitare tutte le macchine che stanno, tutti i turisti che arrivano a Pietrasanta. Siamo partiti da un piccolo parcheggio che se uno diceva basta sì in questo momento qui. E no, perché dopo noi bisogna pensare a uno sviluppo. Quindi io... ragioniamoci bene, poi magari avete ragione voi, però io la vedo pensando allo sviluppo di quell'area dove si possa arrivare. Io vedo che di parcheggi ce ne sono bisogno, ce n'è bisogno, e ce n'è bisogno non solo di 67, di centinaia di parcheggi, specialmente anche, ora vabbè, dopo si entra in un altro campo, poi ve lo ridò. Ma l'elemento di flessibilità che suggerivo, come lo vedete? Vedo positivamente in funzione delle funzioni introdotte. Io non ho capito bene la flessibilità, che significa questa flessibilità. La flessibilità significa dire, Riccardo, l'F1 è F1, no? Nel senso che è verde, punto. L'I2 in sede di progetto, e così che l'amministrazione che governerà deciderà, no? In sede di progetto, nella parte del parcheggio, puoi anche, diciamo, no, decidere in parte di ampliare l'area verde, cioè creare sostanzialmente un elemento di flessibilità per il quale nell'I2, fermo restando ovviamente che la funzione maggioritaria deve essere quella del parcheggio, se no si snatura completamente l'I2, però prevedere in questa scheda, non in generale, in questa scheda che ci possa essere anche un ampliamento dell'area verde nella fascia I2 in funzione del tipo di progetto che l'amministrazione che governa a quel momento riterrà di dover portare avanti. Perché io, Riccardo, sul ragionamento generale che fai sono d'accordo, dopodiché va capita quell'area lì se rispetto al ragionamento che fai può avere quel tipo di crescita, no? Perché appunto
siamo vicini alla stazione, ma non siamo alla stazione. Siamo, diciamo, no, quindi può darsi che un domani effettivamente uno valuti che quella dimensione lì è adeguata, però onestamente, ecco, non me la sento di dirlo con sicurezza, no? Non ce l'ho la palla Allora, di cristallo. nemmeno io. Allora forse creare un elemento di flessibilità può essere una cosa intelligente, ecco, però ditelo voi, non è che, ripeto, per me qualsiasi soluzione si scelga, per me è comunque una previsione urbanistica positiva alla fine. Quello certamente, anche per me. Valutate voi se è il caso o meno di introdurre un elemento di flessibilità, in modo Si tale che un domani. può anche riparlare di questa cosa qui, no? Oppure no? Come no? Io, in termini previsionali, mi sembra che non ci sia altra soluzione, cioè bisogna fare in modo che i rapporti fra le due funzioni pubbliche siano valutabili anche nel momento in cui la previsione parte, perché questo vuol dire, no? La flessibilità. Allora, Esatto. introdurre questo elemento è una garanzia in più che ci abbiamo, perché io sono, ripeto, perplesso il dimensionamento di questa roba qui. Per cui, una volta attuata la previsione, che non parte se non per l'intervento privato, tra l'altro, per cui si ragiona del nulla se non c'è una trasformazione residenziale dell'area, no? Come è chiaro che sia. Allora, una volta che questa operazione parte, bisogna lasciarci i margini per definire i rapporti dimensionali fra le due funzioni pubbliche, tenuto anche conto del fatto che stabiliamo il principio della sola cessione di queste aree, no? Per cui voglio dire, quello che decidiamo ora è che il privato, se realizza la previsione, si fa la sua casa e ci dà il resto delle aree. Quel resto delle aree lì, secondo me, ce le dobbiamo giocare in un'altra fase, non ora, perché no, e oggettivamente non abbiamo le idee chiare. E non l'avremo neanche tra 2 settimane, tre. Cioè, questo Io lo suggerirei di introdurre l'elemento di flessibilità, perché mi sembra anche a me che la discussione dimostri che allo stato dell'arte è difficile capire qual è la dimensione corretta da dare alle due funzioni, no? E allora uno lascia un elemento di flessibilità in modo che mette nelle condizioni chi verrà di decidere, chi verrà, sempre che, come diceva Jacopo, ci sia una situazione nella quale, guardate, vi dico anche un'altra cosa, no? Probabilmente sulla mobilità ciclabile e su quello che è connesso con la mobilità ciclabile, negli anni ci saranno anche i finanziamenti pubblici, no? Per cui magari ci sta anche che tu riesca a realizzare quel parcheggio una volta che tu diventerai proprietario come comune dell'area, nell'ambito, che ne so, di un progetto finanziato a livello pubblico, e magari il progetto finanziato a livello appunto di risorse pubbliche, prevedere gli standard che la previsione deve rispettare. Allora, costruire degli elementi di flessibilità, ripeto, non in termini generali, perché si farebbe un errore, ma rispetto a questa scheda norma, secondo me è una cosa intelligente, insomma, che mette nelle condizioni di gestire meglio la previsione nel futuro. Non Simone, pregiudica nessuno. buongiorno. Dicevo, siccome lì c'è solo la cessione, come diceva Jacopo, è già previsto, però se lo mettete nella norma, cioè non succede nulla. L'approvazione del progetto è da parte dell'amministrazione, lo fa come gli pare nel momento che c'è l'area. Quindi si può mettere una riga, però è già implicito il fatto che lui cede l'area, il comune poi a secondo di che finanziamenti, di quello che vuol fare, fa il progetto. E si può mettere, No, ma perché se lo metti è giusto, perché se no rimangono queste le eh? No, promesse. l'approvazione del Ma progetto, scritto. perché lo No, spazio lo ma mette. da un punto di vista urbanistico c'hai queste quantità. C'hai una scheda che ti dà delle quantità. Roberto, se l'ufficio lavori pubblici un domani va a provare, no? Va a fare Hai l'istruttoria. ragione, dai, vai, mettetelo che è meglio. No, sono d'accordo. Mettetelo, è meglio, vai. Io sono d'accordo anch'io a metterlo. Bene, mi sembra che siamo tutti d'accordo. Ok. Allora, osservazione numero 91. Allora,
Si tratta di una proposta di una nuova scheda norma. Che riguarda un'area nella zona tra via Roma e via del Mattatoio, dove viene fatta una proposta appunto di una scheda norma che preveda l'ampliamento della viabilità di via del Mattatoio, la realizzazione di un parco pubblico, la realizzazione di un'area a destinazione direzionale, poi l'osservante dice per ambulatori e studi medici, ma ovviamente a livello urbanistico cioè la destinazione direzionale, e poi si chiede appunto a livello di parametri urbanistici un edificio su due livelli con un'altezza di 7,50 m e una superficie utile lorda di metri quadrati 800. Poi l'osservante dice che propone un parco pubblico di 850 metri quadrati e si rende disponibile a una compensazione monetaria che dia modo di avere risorse per realizzare il parco pubblico, e invece propone che a suo carico completo ci sia l'ampliamento di via del Mattatoio e la ciclopista. Ora qui l'istruttore dell'ufficio è di parziale accoglimento, nel senso che vabbè, a livello tecnico ci sono le condizioni, in termini di valutazione generale diciamo l'idea di conseguire alcuni obiettivi pubblici come quelli che venivano indicati dall'osservante trova diciamo un parere positivo, con dimensioni molto insomma significativamente diverse, nel senso che il parziale accoglimento dipende dal fatto che rispetto ai parametri che ci sono stati indicati dall'osservante il comune propone insomma parametri diversi sia per quello che riguarda la parte pubblica sia per quello che riguarda la parte privata, quindi niente, qui si tratta di guardarla la scheda e insomma farsi un'opinione. Vedete, l'area è quella indicata con TU 4.4, posso? Aspetta, prima descrivo la scheda, Riccardo. Poi no, abbiamo già visto finito, scusa. No, la stavo guardando. Allora, la superficie fondiaria per le trasformazioni, che è quella che è indicata in grigio, è di 1200 metri quadrati. La superficie per il pubblica, diciamo così, è uguale, 1200 metri quadrati. Quindi significativamente più grande rispetto a quello che chiedeva l'osservante, che proponeva l'osservante, e noi abbiamo proposto 700 metri quadrati di verde attrezzato e 500 metri quadrati di parcheggi. Vedete, la destinazione è direzionale di servizio per 450 metri quadrati e c'è un pochino di commerciale per 150 metri quadrati. Andiamo avanti. Andiamo avanti. Andiamo avanti. Nel senso che insomma gli obiettivi pubblici sono stati indicati. Vedete,
la parte perequativa prevede realizzazione e cessione del parcheggio e aree di sosta prospiciente la via Roma con contestuale adeguamento della viabilità di intersezione a servizio privata. Forse qui c'è un problema sulla descrizione, poi riguardiamo meglio la scheda. Realizzazione e cessione delle aree a verde attrezzato da dislocare in adiacenza alle precedenti aree a parcheggio, comprensive delle dotazioni territoriali di gestione e manutenzione degli arredi, dei manufatti, delle attrezzature di servizio. Realizzazione e cessione dell'adeguamento tecnico prestazionale dimensionale della via del mattatoio. Quindi, come vedete qui, tutte le opere pubbliche, dal parcheggio alla parte a verde pubblico, all'adeguamento della via del mattatoio, sono a carico del privato. Torniamo un attimo su Antonella. Su ancora. Su ancora. Vedete, la parte fondiaria è 1200 metri quadrati, ma poi la superficie edificabile è 600 metri quadrati complessivamente, lo vedete. Torniamo ancora su. Volevo far vedere una cosa alla commissione. Ecco, per quello che riguarda, diciamo così, il disegno degli spazi pubblici, vedete, c'è quest'area F1 che è una striscia, ma che, diciamo, si collega dal punto di vista funzionale con l'area F1 che è sulla sinistra. Quindi è chiaro che questa striscia di per sé non avrebbe una funzione pubblica, la A nel momento in cui la si collega, diciamo, alla previsione che c'è, no, più verso il centro di Camaiore, lì dove c'è la previsione, insomma, della nuova viabilità con questa curva, ecco, allora nasce un parco pubblico, insomma, di una dimensione importante. Mentre ovviamente l'area qui, I2, diventa, diciamo, un parcheggio pubblico a servizio della zona residenziale che c'è. Questa è la previsione. Cioè ci convinceva l'obiettivo pubblico di realizzare un parco lì e di aumentare alcune dotazioni pubbliche, oltre che migliorare la via del mattatoio. Questo è il motivo, diciamo, del parziale accoglimento, parziale perché i parametri sono abbastanza diversi da quelli che aveva chiesto l'osservante. Scusate, commissione, posso parlare un attimo? Sì, certo. Ho riscontrato un errore, mi sembra che ci sia un errore. Antonella, puoi andare alle destinazioni d'uso, per favore? Ah, sì, lì, quello lì è un errore. Perché ora non lo vedo. Antonella, ecco, Sì, è un errore. vedete destinazioni d'uso, categorie funzionali ammesse, c'è residenziale, ma è sbagliato. Sì, è sbagliato anche perché a parte non ce lo chiede neanche No, l'osservante, e poi è sempre zero residenziale. ma poi nella scheda, torniamo alla scheda, vedete? Torniamo, Antonella, dove ci sono le destinazioni con le quantità. Ancora un attimo su. Ecco, fermi lì, vedete? Le destinazioni sono 450 metri quadrati direzionale di servizio, 150 metri quadrati commerciale. Quindi è un errore materiale, vedete? Unità immobiliari massime residenziali zero, perché non ne sono previste, ovviamente. Quindi quello è un errore materiale che va corretto. Si può andare Antonella sulla zona con Google Map? Ah, io avevo chiesto di intervenire prima. Sì, c'era Riccardo e poi Michela. A parte ha chiesto soltanto la Michela di vedere dov'è l'area, poi se c'è un intervento. No, sì, volevo solo vedere l'area. Ma posso dire due cose? Sì, vai Riccardo. Io anche questa la trovo, ma,
una cosa sbagliatissima accogliere questa osservazione. E vi dico il motivo. Io ve lo feci già presente a suo tempo che a Camaiore esiste il problema dell'ubicazione, della locazione degli autobus, degli autobus. Siccome ora questi autobus vengono parcheggiati adiacenti al Parco della Rimembranza, un'area che non ha senso che gli autobus stiano lì, e anche in previsione dello sviluppo di quell'area non staranno più lì. Io vi dissi già alla Commissione che quell'area sarebbe stata un'area da destinare a rimessaggio di questi autobus da sera. Se togliete anche quell'area lì, gli autobus non si saprà più dove metterli nel futuro. Quindi quell'area è un'area vicina in prossimità del centro storico, dove gli autobus avrebbero la loro collocazione naturale. Prevedere quello che si sta prevedendo in quell'area lì, mamma mia, dopo tutto quello che già c'è stato fatto. Quindi io sono contrarissimo e mi auguro che ripensiate questa scheda norma, anzi, e ripensate anche le previsioni di prevedere lì il rimessaggio degli autobus, che francamente è la collocazione giusta, non è sicuramente quella di ora. Anche perché se non si sfrutterà quest'area, non si saprà più dove metterli questi autobus, perché dove dicesti, dove pensavi te già lei quando si parlò, Jacopo, all'Incaba, che c'è quella discesa, è problematicissimo portare gli autobus lì. Mi ricordo che te facesti questa, io dissi questa cosa di portare gli autobus lì e fu sì anche l'Incaba, no, è difficilmente attuabile anche quella, poi è lontana. Quindi pensiamoci bene prima di consumare anche l'ultimo lembo di terra dove effettivamente potrebbero stazionare gli autobus. Io onestamente non sono d'accordo e non l'accolgo questa osservazione. Dicevo una cosa, non me lo ricordo, non ti volevo interrompere. No, volevo dire una cosa alla Commissione, magari con l'ausilio di Antonella. Se non vado errato, noi nel lavoro istruttorio che è stato compiuto, l'abbiamo individuata un'area con la funzione che dice Riccardo, quindi magari ce l'abbiamo la possibilità di mostrare alla Commissione, Antonella, la planimetria diciamo aggiornata con l'istruttoria che abbiamo fatto sulle osservazioni, in modo che almeno si fa un ragionamento su tutta quell'area lì, no? Perché... Cioè quale dovrei far vedere, Simone? Cioè, se ci fai vedere quella zona del comune, tutta però, sì, con le previsioni, diciamo, aggiornate all'istruttoria che l'ufficio ha fatto sulle osservazioni. Non so se no. Mi sono spiegato. No, non capisco. No, la cartografia di PO a 2000 di quell'area. Ah, esatto. Ok. No, ma per fare un ragionamento a 360 gradi su quel che dice Riccardo. Questo è il PO adottato, va bene. No, il più adottato. No, quello modificato a seguito delle osservazioni. Capito, Antonella? Ma non ce l'abbiamo, forse. Ce l'abbiamo le cartografie, no? Aspettate un secondo, ci avrei da trovarle. Bisogna che le devo trovare. Se mi date 5 minuti, ce l'ho da un'altra parte. No, nel senso che la collocazione della funzione di cui parla Riccardo Erra è un tema che, cioè, è vero, non è che se ne discusse anche nel piano strutturale, insomma, è un tema vero. Volevo far vedere alla Commissione qual è la pianificazione complessiva di quella zona del comune per poter fare un ragionamento a 360 gradi da questo punto di vista, che poi dopo non vuol dire che siamo tutti d'accordo sull'osservazione in questione, per l'amor di Dio, però almeno si fa un ragionamento informato, no? Complessivo, insomma. Allora, io indipendentemente dal discorso degli autobus non sono d'accordo sull'osservazione fatta. In quella zona non penso ci sia bisogno di tirar su altra muratura, non c'è bisogno di parchi, secondo me, né di parcheggi. Io sono contrarissima all'accoglimento di questa osservazione, questo ve lo preannuncio.
perché non vedo la necessità di te l'ho detto, di questi tipi di interventi, né di parcheggi, né di parchi. Non vedo proprio la necessità di accogliere questa osservazione, sinceramente. Andiamo a levare anche quel pezzo di verde che c'è rimasto lì. Il verde lo volete lasciare solamente in collina, via, bello e che visto. Ora, Michela, per la verità è previsto un parco pubblico in quella zona lì. Cioè, poi si possono avere anche opinioni diverse, però non è che è previsto il consumo di tutto, se no, non, al netto delle opinioni, cioè, che sono rispettabili. Volevo segnalare... Ma Simone, fateci il parco e basta, non ci tirate su della muratura allora, no? No, ma questo come ti posso dire, hai ragione. Il problema è che poi quando amministri devi anche creare, no, dei meccanismi perequativi, perché se no le opere pubbliche non riesci a realizzarle tutte, perché le risorse sono limitate. Quindi, poi ripeto, non è che... come posso dire, le opinioni vanno soltanto rispettate. Tra l'altro qui è solo un problema di scelta politica, perché tecnicamente siamo nel territorio urbanizzato, per cui non... le opinioni possono essere diverse. Vi segnalavo che nelle previsioni c'è un'area verde piuttosto importante, ecco, se si somma, diciamo, una previsione di esproprio totale con questa previsione, diciamo, che combina vari elementi. Poi si può non essere d'accordo, cioè, figuratevi. Invece ci tenevo molto a quel ragionamento. Simone, questa qui, ascoltate, è una ancora da controllare, penultime che ci avevano mandato i Cinquini. Forse questa volevi dire? Sì, vedete, io vi volevo far vedere rispetto a quel che dice Riccardo, le previsioni che ci sono in questa zona. Vedete, allora si può andare a quella. Questa qua. Vuoi andare qui? A questa qui? No, voglio andare, mi pare, questa qui, la TR4.4. Guarda un po', Antonella. TR4. Quella che è sopra... La nostra... che è... Allora, la TU4.4 è quella di ora, ok? E poi c'è questa qui, lo vedi, sopra il Prado, lato Badia? Ok, questa. La TR4.4. La possiamo aprire un attimo? Sì. No, sbagliato. Non quella, perché... No, sbagliato. Scusate. La sigla, sì. Sì, ho sbagliato io. Possiamo andare alla descrizione, Antonella? Sì. Ecco, ferma lì. Vedete? Eccolo qua. Noi avremmo previsto, vedete, la realizzazione di un'area, diciamo, di terminal bus lì, perché... Qui c'è un tema che va distinto. Un conto è il deposito degli autobus. Un conto è il terminal bus. Cioè, il terminal bus ha la funzione, no, di servizio rispetto alla città, rispetto agli utenti del trasporto pubblico. E quindi a noi sembrava che immaginare un terminal bus fosse utile in quella zona lì. Quella... Ragazzi, fate quell'errore clamoroso, degradate un'altra area. No, scusa Riccardo, però io sto semplicemente dicendo, non sto
davvero, guarda, ho tanti difetti, ma non quello. No, diciamo. Ma ve lo voglio dire un periodo lì, dove c'è veramente ora, perché è veramente brutto. Io lì prevediamo lo sviluppo del parco. Ma è previsto lo sviluppo del parco, però è prevista una striscina. Dove termina? La possiamo vedere la previsione? Scusa Antonella, la cartografia. Fermi lì. Vedete, è previsto qui tutto lo sviluppo del parco in collegamento con la badia e poi questa striscia blu, come dire, un'organizzazione, no, che consenta... Ragazzi, non ce le mettete pullman, fatemi, datemi retta a me, levateli dal centro storico, datemi retta. Però era solo per dirti, Riccardo, per avere una discussione che sia, diciamo, informata, no? Per dire che l'abbiamo previsto noi. Ho capito, ma a volte le previsioni sono sbagliate, ripensiamole. No, io ho finito l'illustrazione, volevo solo far vedere alla commissione che una previsione di terminal bus c'è. Interventi ulteriori? Non la condivido. Allora, io sì, intervento mio che non condivido per niente la collocazione del bus terminal previsto in quella zona lì. Lo dico ora, almeno sgombro i dubbi. Io non cavalco nessuna onda, ma ragazzi, l'area giusta per la collocazione del bus è dove vi ho detto io. Non è il deposito degli autobus, insisto, non è il deposito degli autobus. Ho capito, è un termine, ma ho capito bene, ma il deposito dove lo prevedi, scusa Simone? Ci sono, allora, il deposito degli autobus può essere anche lontanissimo, Ho capito, ma mettiamola a Pisa. Ma voglio dire... Ma lontanissimo, allora, lo so che può essere da tutte le parti. Allora, scusate, abbiamo un'area che è giusta, che potrebbe essere anche da termina quell'area lì, hai capito? Senza creare tutto quell'ingorgo che crea ora. Quindi che è a 100 metri dal centro storico, vedi Pietrasanta dove l'ha fatta fuori. Quindi, allora, non è voler copiare, ma insomma guardiamo anche come è il nostro centro storico. Se te invece di farla lì la fai là, e anzi la porti a 100 metri e elimini un ingorgo che già ora, ragazzi, Camaiore lo sapete com'è messa, no? Quindi, ragazzi, io non ce la vedo, ve lo dico prima. Manola, puoi Antonella, puoi tornare alla planimetria, quella con le osservazioni, giornata con le osservazioni, che c'è un'altra previsione che mi pare vada fatta vedere. Puoi scorrere verso... Perfetto. Avanti. Ecco, vedete? Guardate, dietro, diciamo, l'attuale insediamento commerciale, vedete dove c'è il TU4.6? Anche qui è stata prevista, vedete, magari ci andiamo, Antonella, un attimo a quella previsione lì. Vedete? Qui c'è la previsione di un'area F4, vedete? Quando c'è il rosso, Manola, te naturalmente correggimi se sbaglio, quando c'è il rosso vuol dire che è di progetto, vedete? Che si aggancia poi a quest'area F4 inserita in questa previsione 4.6. F4 è la stessa destinazione che abbiamo visto prima, cioè volevo dire a Riccardo... Noi di previsioni urbanistiche, no, del tipo che dici te, ne abbiamo fatte più di una, proprio per lasciare spazi di decisione, perché poi l'urbanistica deve anche lasciare delle opportunità, non è che puoi, no, dire il terminal bus viene per forza qui, non esiste una destinazione d'uso terminal bus, no? Abbiamo previsto varie aree F4, insomma, che si prestano secondo noi a questo tipo di scopo. Mentre l'area di cui stiamo parlando ora,
se ci possiamo tornare, è un'area. Torniamo all'osservazione. Ecco, l'area che abbiamo previsto, l'area di cui stiamo parlando ora è un'area, lo faccio notare, non è che è molto particolare come conformazione, perché è un rettangolo stretto e lungo, no? E l'affaccio sulla via Roma, che è poi la via principale, è molto, insomma, è sul lato corto del rettangolo. Quindi non è così semplice immaginare qui, diciamo, una funzione di un certo tipo, a livello progettuale. Poi ci sono quelli più bravi di me. Però è per dire che a noi, per esempio, come terminal bus ci sembrava più adatta l'area che è stata individuata e che abbiamo fatto vedere prima, perché lì c'è un lato importante, il lato più lungo, diciamo, del rettangolo che è adiacente a una via principale. Qui invece vedete, cioè, su due lati che sono quelli lunghi non c'è la viabilità, e la viabilità è sui lati corti, insomma, non è semplice qui organizzare, insomma, quel tipo di funzione a nostro giudizio. Niente, questi sono gli elementi di conoscenza che vi volevo dare. Ora poi aprite la discussione. Interventi ulteriori da parte del commissario? Sì, il mio, sì, no, nel senso, no, non lo trovo, non credo sia come dici te, Simone. Lì ci sono tutti gli spazi per poter accedere sulla strada da quell'area che dici te stretta e lunga. Lì non c'è nessun tipo di problema, secondo il mio punto di vista. È volontà. Ripeto, io quell'area lì piuttosto che farci costruire la lascerei verde, come dice giustamente la Michela, visto che già lì un bel carico ci è stato fatto. Se proprio devo indicare una destinazione, io ci vedo onestamente l'area giusta per i bus. Non c'è ombra di dubbio che quella sia l'area giusta adiacente ad un centro commerciale, dove sia come rimessaggio che come termina, dove la gente può tranquillamente con un percorso pedonale da via Francigena arrivare al terminal e prendere il bus e andare. E togliendo dal centro storico tutta quella problematica che stanno creando ora i bus lì in quell'area lì, in quell'area già congestionata, purtroppo mi duole dirlo, ma da scelte dell'amministrazione per me sbagliate, ma purtroppo queste sono le scelte. E quindi metterci, continuare nel perseverare nel pensare che lì sia l'area che prevede un termine lungo la via di Badia, francamente è un'area bellissima di Camaiore, ma la vedo quantomeno sbagliata, a dir poco. Quindi là vedrei un'area terminal giusta, un'area di rimessaggio che non crea problemi di viabilità, non crea problemi al centro storico e migliora la vivibilità del centro storico stesso. Prevedere altre cose lì, secondo me, è sbagliatissimo. Anche condivido quello che dice la Michela in questo senso. Allora, faccio un'osservazione io. Dunque, rispetto al tema aperto del terminal bus, sul piano tecnico e anche sul piano funzionale non sono troppo d'accordo con quel che dice Riccardo, nel senso che per le funzioni che assume un terminal bus, quanto più è vicino al centro storico e più svolge una funzione servente davvero, non è che qui siamo dall'altra parte del mondo, per carità di Dio. Io non mi ricordo neanche il riferimento che faceva a me quando parlava dell'Incava, nel senso che sicuramente non per le funzioni di un terminal, magari per un deposito che non prevede lo stazionamento delle persone, ma soltanto quello dei mezzi, forse mi riferiva a quello, ma non ricordo davvero il contesto. No, a quello mi riferivo, c'è l'istituto.
Ad ogni modo, mi sembra che non ci siano le caratteristiche dimensionali per avere un terminal bus qui, soprattutto per gli spazi di manovra e per il livello di carico che ci sarebbe su queste due strade. Semmai mi pongo il problema, cioè, ragionerei dell'opportunità anche qui della funzione a parcheggio, perché se vogliamo realizzare un'area verde di una certa consistenza, mantenendo anche la funzione attuale, perché questa è un'area verde, non agricola, perché è inclusa all'interno del territorio urbanizzato, di sicuro il fronte strada, intendo dire su Via Roma, non ha delle dimensioni utili tali per cui insomma ci si largheggia, però è invece il fronte, quello che è incorniciato dall'angolo della via del mattatoio fino alle funzioni di parcheggio del supermercato, sì. Quindi un F1 integrale probabilmente mi convince un po' di più, tenuto conto anche del fatto che quelli due lì, per come è dimensionato, si parla di una ventina di parcheggi. Ora, quella ventina di parcheggi lì sono necessari in ragione del fatto che noi abbiamo un parcheggio pubblico nell'area esterna del fabbricato commerciale. Io ci rifletterei, forse sarebbe il caso di estendere l'F1 verde a tutta l'area pubblica. Ripeto, per quel che riguarda il lotto che affaccia sulla Via Roma, non mi sembra un sacrificio eccessivo il fatto che ci sia un nuovo volume fabbricato. Casomai attenzione alle altezze, perché vedo che ci sono 10,50 m d'altezza massima. Non so se ha senso, perché qui si parla di un commerciale che è una piccola distribuzione 150 metri quadrati e di direzionale di servizio, non è ammessa la funzione residenziale. Quindi, ecco, 10,50 m mi sembra tanto. Non sono terrorizzato dalle altezze io, per carità di Dio, però insomma, quel contesto lì. Dicevo, Jacopo, rispetto alla questione del parcheggio, magari, lo dico alla Manola, facciamo un approfondimento di carattere istruttorio, perché, anch'io a livello di pianificazione urbanistica avrei fatto tutta area verde, ok? Però, se non vado errato, l'esigenza di un parcheggio nasce dal fatto che, diciamo così, in una prospettiva dove te, no, migliori la via del mattatoio, c'hai magari l'esigenza di recuperare un pochino di posti auto per quella parte, diciamo, di zona residenziale che c'è su quel lato lì. Quindi magari fateci fare un approfondimento istruttorio, perché mi sembra, Manola, di ricordare che la questione del parcheggio nasce, diciamo così, da un'indicazione che veniva anche dal lato dell'ufficio lavori pubblici rispetto all'assetto complessivo delle opere pubbliche in quell'area. Però effettivamente forse può essere un po' ridimensionata, perché effettivamente, insomma, lì, diciamo, il motivo di interesse pubblico che vedo io è la realizzazione di un'area verde, perché non c'è un'area verde, c'è un'area, è vero, libera oggi, però non c'è un'area verde, un parco pubblico in quella zona lì non c'è, cioè c'è quello ovviamente del Prado più avanti, ma non c'è in quella zona un parco pubblico, per cui magari, Jacopo, facciamo un approfondimento di carattere istruttorio con l'ufficio lavori pubblici. Sì, io ti dico, in ragione dell'attuale funzione, mi sembra un obiettivo di tutti, no? Quello di mantenere perlomeno una porzione che sia verde, no? E ripeto, delle due l'una, in un lotto del genere, con un andamento irregolare e con un fronte strada così esiguo, è chiaro che
uno spazio come quello che si affaccia su Via Roma può meglio essere sacrificato all'edificazione, ancor più se non è un'edificazione residenziale, ma sono degli uffici, magari delle funzioni, tra virgolette, anche produttive, no? In ragione di questo, però, se non ci avessimo del parcheggio accanto, ti direi c'è un carico urbanistico che aumenta, perché al di là del volume che si realizza ci sono anche delle persone che si muovono. Però il parcheggio ce l'abbiamo. L'edilizia esistente ai margini mi sembra tutta un'edilizia che, insomma, all'interno delle proprie R6 sistema l'automobile, non in un parcheggio. No, no, questo non c'è dubbio, lo chiarisco anche alla commissione, cioè sì, la parte, scusa Jacopo se ti interrompo, lo chiarisco agli altri commissari ove ci fossero dubbi, cioè gli standard privati, cioè i parcheggi privati che devono essere a servizio dell'attività, ovviamente non gravano sulla parte pubblica, gravano sulla parte grigia, tant'è che lo dico insomma ai commissari per essere preciso, la superficie fondiaria è all'incirca la metà del grigio, cioè il grigio è, ora se si ritirano fuori i parametri, il grigio è 1200 metri quadrati, mi pare, la superficie fondiaria è 600, si può rivedere i parametri, eccolo lì, vedete, superficie fondiaria 1200, superficie edificabile 600, cioè quando voi guardate quel disegno, se si fa proprio un ragionamento di pieni e di vuoti, voi dovete immaginare che tre quarti dell'area resta priva di volumi, e un quarto dell'area sarà occupata da, diciamo, dall'intervento fondiario in quanto tale. Va bene, no, concludevo dicendo soltanto che appunto mi sembra un obiettivo che abbia un senso, quello di mantenere del verde in quell'area lì, è di sacrificio, può esserlo più facilmente il fronte strada lungo via Roma, perché queste mi sembrano essere caratteristiche, quindi tutto sommato io eliminerei la previsione al parcheggio, valuterei semmai lo sviluppo in altezza. Ti ripeto, sul parcheggio... Ma quell'area lì era tutta a verde, no Simone? Dove c'è anche la previsione dell'edificabile ora, era tutta a verde? Tutta a verde. Voglio dire, ma perché non mantenerla tutta a verde e farci degli interventi noi, semmai? Lo può realizzare il comune, ma perché Michela, dover dare sempre della muratura, scusami? Michela. Il ragionamento... è il comune vuole cogliere un'opportunità in più per realizzare un'area verde chiaramente più piccola di quella che è stata prevista in sede di adozione, oppure valuta, no? Per l'amor di Dio, che lì non è il caso di prevedere alcuna trasformazione. E poi il parco pubblico lo farà se avrà le risorse per farlo. Questo è il tema, no? Cioè, perché... Ma non c'è una grande necessità di un parco pubblico lì, poi ci verrà se il comune avrà le risorse, ma non è mica che c'è una grande necessità di un parco pubblico. È meglio non farci murare lì, ora, che c'è già stato murato anche troppo. Poi in futuro, se c'ha le possibilità, c'ha una bella area verde di sviluppo, ci svilupperà poi un bel parco, o quello poi che vedrà in futuro la necessità che ha, voglio dire. Ma no, farci murare ancora, ragazzi, stateci attenti a quello Michela, che fate per farci un parchetto, non lo so io. Michela, io lo capisco il ragionamento che fai, figurati, non è che io, la cosa che dico è, siamo in un'area urbanizzata, siamo in un'area dove, diciamo, quell'area lì è un'area, no, interclusa appunto fra l'edificato. Secondo me una previsione urbanistica di completamento con un bel parco pubblico è una previsione che ha un senso. Non vorrei fare la storia delle previsioni urbanistiche che ci sono state su quell'area e delle intenzioni che c'erano su quell'area, perché voglio guardare al futuro. In passato c'è chi aveva immaginato interventi molto, molto, molto più invasivi di quelli che si sta immaginando noi. Di carattere. Scusa, Simone, ti devo interrompere.
lo dico perché così, non è che lo dico perché non è così. Poi ora si guarda al futuro, quindi quello che è stato e si guarda al futuro. Per l'amor di Dio. Però quell'area l'avete completamente degradata, cioè, ditelo chiaramente. Può darsi che chi aveva previsto di farci delle villette residenziali forse si collocavano anche meglio in quell'area le villette residenziali, in una via Roma bellissima che l'avete completamente stravolta e completamente degradata. Forse ci sarà stato un carico urbanistico maggiore, non lo so perché all'epoca non lo conoscevo, ma secondo me se lì ci fosse stata fatta qualche villetta residenziale e mantenuto l'aspetto che aveva originariamente, quell'area era senz'altro più bella. Quel percorso sicuramente ora è veramente brutta, cioè vi piace, io vi auguro non continuate a degradare un'area che avete già degradato, pensiamo di mantenere almeno quel poco che è rimasto. Non è detto che siamo in un territorio urbanizzato che va completamente urbanizzato, eh? Allora quella non può essere la scelta. No, certo, no, capito Simone, te mi stai a dire siamo si può lasciare anche verde. Non è che bisogna accoglierle per forza le osservazioni. No, no, assolutamente. Assolutamente. Sono scelte. Ditelo che chi ha la proprietà magari ha voluto fare questo e voi altri lo volete assecondare. C'è un bel scusa, abbi pazienza. Ora, questa poi è bellina. Io non voglio accontentare nessuno. Della scusa, la secondi, Riccardo, abbi pazienza. Scusa un attimo, posso finire? No, però non puoi dire che io voglio accontentare un privato. Io voglio realizzare un obiettivo pubblico che è un parco attraverso un'operazione buonissima. Poi te ho capito, posso dire no, scusa, se uno fa un'osservazione te l'accetti, la secondi, no? Cioè, no, prendi non so se perché tutte le osservazioni che te accetti in parte, fra l'altro, secondo nel senso che l'accetti, secondi, non è che assecondi, fai delle scelte sulla base di un contributo collaborativo che arriva dalle osservazioni, la secondi nulla. Ora a secondare nel senso del contributo pubblico eccetera, però le prendi in considerazione e le accetti quello che ti viene proposto. Secondo me questa è una di quelle che non va accettata, per l'amor di Dio, questa è, ecco, è un'opinione che dico io, che senza altri, senza dietrologie, ecco, diciamo così. Ricordo a tutti per onore di cronaca che la realizzazione di cui stiamo parlando, cioè quella dell'area commerciale, era sulla base di una previsione urbanistica che non ha fatto l'amministrazione del dotto. Quindi io poi sarei stato contrario a una, diciamo, all'idea che in quell'area si sviluppasse dell'edilizia residenziale, punto e basta, come era previsto, perché secondo me non porta un valore aggiunto al territorio. Però ecco, l'amministrazione in carica ha gestito, e credo bene, ma questa ovviamente è la mia opinione, una previsione urbanistica che c'era. Quindi io lì vedo ora l'esigenza di un'area verde. Il punto è se il comune ritiene di respingere l'osservazione perché ritiene di poter avere la forza per farla da sola, da solo quell'area verde, è una decisione che può essere anche presa. Oppure se si ritiene che l'intervento che viene proposto nelle dimensioni, badate, non l'intervento che viene proposto, perché se guardate le quantità sono molto diverse quelle che portano al parziale accoglimento, perché noi non l'abbiamo accolta, Riccardo, l'abbiamo parzialmente accolta, no? Lo dico per onestà intellettuale, no? Insomma, se guardi i parametri sono molto diversi. Quindi, a nostro giudizio, quel livello, diciamo, di superficie fondiaria è compatibile e utile alla realizzazione di un obiettivo pubblico che è quello dell'area verde. Ecco, la valutazione è soltanto questa. Si può anche non accogliere e aspettare che magari a 8 mesi dalle elezioni vedere le idee che può avere chi vince di quell'area, vedere se si può fare quello che è stato prospettato, no? Quindi perché andare a destinare un'area che può essere utile per altri scopi? Non ha senso in questo momento qui, secondo il mio punto di vista. Non ha senso. Va bene, quindi sì, mi pare che si registri su questa osservazione del disaccordo. Anche su questa appuntiamocela. Procediamo nella discussione. Salvo Jacopo, in ogni caso, l'approfondimento istruttorio sulla parte a parcheggio, perché anch'io sono dell'opinione che lì
debba venirci un parco e basta, però ecco, credo che nel disegno dell'opera pubblica ci sia un problema di organizzazione della sosta, però siccome non me lo ricordo in termini precisi, lo voglio approfondire, perché ricordo, Jacopo, ai commissari, che ovviamente noi non è che siamo proprietari del parcheggio dell'insediamento commerciale, no? Noi abbiamo alcuni parcheggi pubblici che sono prevalentemente collocati sul lato della via Roma, quindi sul lato di qua siamo più sguarniti di parcheggi pubblici, sul lato della via del Mattatoio, quindi devo fare un approfondimento di carattere istruttorio con l'ufficio lavori pubblici su questo, va bene? Ce lo siamo appuntati, Manola, Antonella? Sì, tranquillo, sì. Procediamo sempre 10. Allora, osservazione 110. Qui si tratta di due unità immobiliari che sono poste al piano terra di un fabbricato di due piani e che fanno parte in sede di adozione di una previsione che è la TR 4.3. Siamo nella zona produttiva di Camaiore, nella zona dell'Incaba. Praticamente la proprietà ci fa presente che queste due unità immobiliari sono estranee al resto della proprietà dove abbiamo inserito questa previsione e quindi chiedono uno scorporo. E viene accolta perché effettivamente l'istruttore ha appurato che c'è questa diversità di proprietà, non c'è motivo di assoggettare queste due unità immobiliari esistenti alla previsione di piano. Vedete, è il TR 4.3 che è l'incaba. Questo è l'adottato, eh? Questo è l'adottato. Cioè questo è modificato. Non ci ho capito niente. In pratica, Riccardo, tira dritto, vedi il perimetro, viene portato, il fabbricato viene escluso dalla TR 4.3. Vedi che viene... Non ho capito neanche io il perché, scusami Manola. Perché questo fabbricato, quello che è stato escluso, l'osservante dice è di mia proprietà e non ha niente a che fare con il complesso commerciale lì dell'incaba. E quindi chiede la sua autonomia per poter fare l'intervento, altrimenti lui sarebbe legato agli interventi della scheda TR4. Scusa Manola, fermatemi un attimo. Sì, Riccardo, allora lo vedi l'immagine che hai davanti? Questo è il piano adottato. Lo vedete questo edificio che è in alto a destra? E il perimetro qui fa un dente, eh? Lui dice, ma avete inserito nella previsione TR 4.3 che riguarda l'incaba, per capirsi, ma io non c'entro nulla con l'incaba. Allora, questo è l'adottato, vedete? Poi spostiamoci d'immagine. Questo è l'accoglimento dell'osservazione, vedete? Cioè questo edificio viene tolto dalla previsione dell'incaba perché non c'entra nulla. Questa è quasi la correzione di un errore materiale, vorrei dire alla commissione. Sì, ho capito. Ok? Sì, anche lì ti volevo chiedere una cosa, ma poi te la richiederò dopo a microfoni spenti. Vabbè, se è pertinente vai pure, Riccardo. No, non è pertinente, è una cosa che sta accadendo lì, voglio capire una cosa da Simone. Okay. Ah, che non c'entra niente. Non siamo un collegamento esterno, comunque Riccardo. No, ma va nel senso, non c'entra niente. Sì, ma però dopo verrà messo poi come link, per cui, ok. No, ma poi, se ho capito bene da Riccardo, non c'entra nulla col piano operativo. No.
Ok. Allora va bene, si può procedere se non ci sono altri interventi. 111. Allora, 111. Praticamente la proprietaria di un'area fa presente di essere stata inserita in una previsione, siamo al Lido di Camaiore, di una nuova struttura turistico-ricettiva. Dice: io non c'entro niente con quella previsione, facevo già parte di questo vecchio comparto che era già previsto nel vecchio RU, chiedo di essere scorporata e propongo una piccola scheda norma che preveda la possibilità di realizzare un'unità abitativa in cambio della realizzazione di un'opera pubblica. E l'osservazione sarebbe stata accolta perché effettivamente quest'area noi l'avevamo inserita dentro una previsione di un nuovo albergo, insomma di una nuova struttura turistico-ricettiva. Siamo al Lido di Camaiore, a confine col comune di Pietrasanta, e effettivamente insomma lei non c'entra niente, ecco. Quindi magari vediamo entrambe le cose, sia lo scorporo dell'area, perfetto. È stata introdotta una scheda nuova? Sì, è stata introdotta, mi pare, una scheda. Però prima va visto lo scorporo dell'area e poi, perché sono due parti, no? Diciamo, una è lo scorporo, che è una cosa, e l'altra poi è la previsione sull'area. Quindi io partirei dallo scorporo. Scusate un attimo, mi è andato in tilt il programma, aspettate un secondo. Sì, sì. Eccomi, ci sono, Allora, vedete, va bene, ecco l'immagine di Antonella, vedete quest'area che ora è stata indicata con TU 1.12,
faceva parte prima del TT1.3. Quindi il primo tema è lo scorporo, no? Lei dice, ma avete inserito in una previsione, che è questa qui, di una nuova struttura alberghiera, ma io non, insomma, sono estraneo, non c'entro niente. E quindi intanto l'area è stata scorporata. Dopodiché lei dice, ho sempre fatto parte per anni di un comparto che non è mai partito, vi propongo a questo punto una piccola scheda norma con in cambio un'opera pubblica. Noi ci saremmo sentiti di accoglierla, si tratta di una scheda molto piccola, vedete, si può anche scorrerla. Vedete, un'unica unità immobiliare per 100 metri quadrati di residenziale, con la parte perequativa, ora ve la facciamo vedere. Ecco, qui questa parte in rosso è voluta, in questo senso mi rivolgo proprio ai commissari. Noi nell'avvio del procedimento del piano operativo, come vi ricorderete, avevamo messo anche come possibili perequazioni il recupero di beni pubblici sparsi sul territorio collinare, no? In particolare abbiamo un sistema di lavatoi antichi spesso che compaiono in varie nostre frazioni. Allora, siccome chiaramente questo tipo di perequazioni sono piccole perequazioni, hanno senso solo rispetto a piccole scale norma, allora qui l'idea, insomma, che ci è venuta a mente, ma ovviamente, cioè, questa veramente che, insomma, chiaramente sono, insomma, c'è una certa libertà di valutazione. L'idea era, siccome questa è una piccola scheda norma, perché appunto si prevede un unico intervento di carattere residenziale, legarla al recupero di un'opera in collina, cioè di un bene pubblico in collina. E quindi avevamo pensato a uno dei tanti lavatoi pubblici che ci sono. Tra l'altro fu fatto anche un percorso partecipativo, ricordate, dall'amministrazione sul sistema, diciamo così, dei beni, dei piccoli beni pubblici che ci sono nelle nostre frazioni, in particolare mi pare che coinvolse alcuni beni che erano a Nocchia, a Monteggioli, insomma c'è stato anche tutto un lavoro che è stato fatto di carattere partecipativo. Niente, quindi qui l'idea era, intanto, quindi gli aspetti sono tre: intanto lo scorporo dell'area, che quello mi sembra, diciamo, fra virgolette, dovuto. Poi la possibilità di prevedere una scheda norma, qui ovviamente c'è margine di valutazione, e se uno è d'accordo a prevedere una scheda norma, visto che è un piccolo intervento di carattere residenziale, porsi, ecco, l'obiettivo di fargli recuperare uno di questi beni che abbiamo nelle nostre frazioni collinari. Non abbiamo individuato volutamente quale, anche per lasciare spazio appunto alla commissione ad un tipo di valutazione e di ragionamento, nel senso che ora sul piano istruttorio noi potremmo anche recuperare quel lavoro partecipativo che dicevo, per vedere lì quali furono le indicazioni principali che emersero, però insomma l'idea era quella appunto di fargli fare, se si dice che va bene la scheda norma, un intervento di recupero di uno di questi beni pubblici minori per grandezza ma importanti dal punto di vista dell'identità della nostra comunità, che ci sono nelle frazioni collinari. Questo è quanto. Scusami Simone, ma io quello che capisco anche da quello che hanno scritto sull'osservazione, no? Nel regolamento urbanistico avevano una destinazione turistico-ricettiva, no? E nel piano strutturale risulta invece area turistica. Ma il piano strutturale... No, nel regolamento urbanistico avevano, quest'area aveva una destinazione prevalentemente turistico-ricettiva, ma con una quota di residenziale, ok Michela? E questa signora c'era già dentro, faceva parte di questo comparto.
Poi il piano strutturale l'ha messo in area turistica. Esatto, la signora dice... Ma ascolta una cosa, Simone, ho capito quello che mi hai detto te, ma dico, il piano strutturale ha cambiato a volte la previsione di alcune aree, perché è successo anche quassù, va bene? E quindi lo può aver fatto di cambiare la destinazione di alcune aree del regolamento urbanistico, giusto? Naturalmente. Ecco, quindi non è un errore, lo può aver fatto, no? Allora, scusa se ti interrompo. Allora, prima l'RU prevedeva un comparto dove c'era una destinazione turistico-ricettiva, ok, più una quota di residenziale. In questo senso, fammi finire, almeno ti spiego, diciamo, bene le cose. Poi, in questo senso, come tanti comparti, diciamo, ha senso, no? Aveva senso una pluriproprietà, no? Varie destinazioni, vari interventi, più proprietà. Adesso noi abbiamo deciso di fare una previsione solo turistico-ricettiva, legata ad una proposta che è la proposta del proprietario di quell'area, che è anche un imprenditore del settore turistico-ricettivo. La signora ci dice, non mi tenete dentro questa previsione turistico-ricettiva, io non c'entro niente. Allora, fino qui, secondo me, è quasi la correzione di un errore materiale, nel senso che, guarda la cartina, Michela, non ha senso tenere un pezzettino di terreno dentro quest'area più grande che ha una destinazione turistico-ricettiva, va bene? Quindi fino qui è quasi un errore materiale. Ma questo un terreno non che non è mai stato edificabile, che fino ad oggi c'è scritto non è mai stato edificabile. Fammi finire poi, perché se no non ci capiamo. Quindi una prima parte dell'osservazione è lo scorporo dell'area, ok? E quella io mi sento di dire, non dico che è dovuta, tecnicamente non è dovuto nulla, ma insomma mi sembra assolutamente accoglibile. Poi c'è un'altra richiesta, e questa, per l'amor di Dio, può essere valutata, ci mancherebbe, che è quella di una scheda norma. Uno può anche dire no, non ti do nessuna scheda norma, ti scorporo l'area, però non ti do nessuna previsione di scheda norma. A noi è parso che diciamo la scheda norma in un'area, diciamo, che è già tutta edificata, potesse essere, diciamo, un'occasione per fare una perequazione, diciamo, legata a qualche opera pubblica minore, in particolare un lavatoio pubblico. Però, come posso dire, non è una questione chiaramente strategica, no, sotto il profilo urbanistico. Quindi, da questo punto di vista, valuti anche la commissione, mi sento di dire io, con totale Simone, sanità. Ma ti rendi conto, si fa un terreno che non è mai stato edificabile, giù, siamo al Lido di Camaiore. No, edificabile. No, ci ha scritto, ad oggi lo stesso terreno risulta essere non edificabile. No. Giusto? C'è scritto, oh cavolo, c'è scritto sull'osservazione. Quindi si fa diventare un terreno edificabile al Lido di Camaiore in cambio di una perequazione, non sulla zona, e come si diceva, le perequazioni devono essere sempre fatte in zona, qualcuno me l'aveva detto. No, però scusami. A recuperare un lavatoio per far murare al Lido di Camaiore, ragazzi. Scusa Michele, abbi pazienza, a me basta che non si dicano delle cose non vere. Ma te lo sai, sei in buona fede, quindi non è che... Allora, no, scusa, fammi parlare per piacere, perché dici delle cose che non sono vere, va bene? E quindi almeno le informazioni diamole corrette. L'area era edificabile perché era inserita dentro un comparto, va bene? Simone... Posso finire, Manola? Dopodiché la signora dice quello che dice, immagino io, perché chiaramente le previsioni urbanistiche hanno una durata e la durata era scaduta. Poi mi corregga l'ufficio se sbaglio, però Manola, prego. Sì, appunto. Giusto, ma quindi era diventato non edificabile. No, sì, allora, era così, no. L'abbiamo verificato adesso con l'Antonella, Simone. Allora, nel regolamento urbanistico il lotto faceva parte del comparto turistico ricettivo che prevedeva un'edificazione anche residenziale. Con l'adozione del piano
Il lotto è stato scorporato dal turistico ricettivo ed è stato portato in B2. Ma con l'osservazione? No, no, sì. Aspetta. Allo strutturale. Io questo non me lo ricordo. No. Roberto dice con un'osservazione al piano strutturale. Chiedeva di uscire dal comparto, sì. Però non che di perdere l'edificazione. Hai capito? Noi l'abbiamo portata in B2 senza individuare la scheda. Allora questo chiariamolo. Era B2 ma inedificabile. Manola, questo chiariamolo perché allora qui ho commesso un errore io. Nel senso che la signora chiede di essere scorporata, ma era già scorporata. Era già scorporata dall'adozione, era già in B2, non faceva più parte. È l'osservante che sbaglia, cioè chiede uno scorporo che in realtà c'era già stato. C'era già stato con l'adozione. Ora, non so se chiede lo scorporo nell'osservazione, non ce l'ho sotto mano. Comunque, Antonella, ma si può far vedere l'area com'era adottato? Nel piano adottato. Oh, ci dovrebbe essere prima. Fabrizio dovrebbe aver fatto l'adozione sulla scheda norma. Ma lo dice, che dice tale contributo è stato accolto, ma ad oggi lo stesso terreno risulta essere non edificabile. Leggetelo, sembra che qualcosa, lo scorporo gli sia stato accolto, ma già, ma ad oggi lo stesso terreno... Leggetela. Scusa Michela, abbi pazienza. Ora questo aspetto lo verifichiamo, perché questo aspetto va verificato. Però quando lei dice ad oggi l'area risulta non edificabile, non intende dire, lo dico perché sappiate le cose, non intende dire che quell'area nel vecchio regolamento urbanistico non era edificabile. Nel vecchio regolamento urbanistico quell'area era edificabile. Il che, Michela, non vuol dire che la scheda norma debba essere accolta, però ci tenevo a dirvi che nel vecchio regolamento urbanistico quell'area è un'area edificabile, ok? Qui tutto qua. Ma quello può darsi, ma ti dicevo ad oggi, Simone, è edificabile o no? Come tutte le previsioni urbanistiche scadono, ma questo vale per tantissime previsioni, e quindi la sua è sicuramente tra quelle scadute, va bene? Ora invece il punto è intanto capire se l'avevamo già scorporata o no, mi pare di capire di sì, ho capito bene? Ecco, questa è l'adozione. Quindi era già scorporata. La cartografia adottata. Quindi era già scorporata. Era già scorporata, però non avendo predisposto un'apposita scheda norma, siccome non esiste più il concetto dei lotti liberi individuati catastalmente, quindi il lotto era inedificabile. Bene, a questo punto, corretto l'errore mio, nel senso che io invece avevo capito che la stavamo scorporando, invece è già stata scorporata in sede di adozione, torniamo a quell'immagine di prima, Antonella, quella che stai facendo vedere ora, dove si vede lo scorporo dell'area. Fermi lì. A questo punto la commissione deve valutare in totale libertà, nel senso che figuriamoci, per l'amministrazione non c'è nulla di strategico in ballo qui, è evidente, no? Quindi la commissione valuti in totale libertà se ritiene o non ritiene su questo, vedete, rettangolo, diciamo che è un'area... no, che si presta ad un completamento di tipo residenziale, di concedere questo intervento in cambio di un obiettivo pubblico. Questo deve valutare la commissione. Se la commissione ritiene che non ci siano elementi di interesse pubblico che giustifichino, no, l'edificabilità su quest'area, che ovviamente non si inserisce in un tessuto urbanizzato, quindi non presenta particolari problemi sotto il profilo, chiamiamolo, ambientale, o la scheda norma non viene inserita. Se invece la commissione ritiene che la scheda norma possa essere utile alla realizzazione di un obiettivo pubblico, la commissione la accoglie. Mi limito solo a segnalare che noi, a livello istruttorio, visto che nell'avvio del procedimento abbiamo indicato alcune opere pubbliche minori, no? Da compiere nelle frazioni collinari, c'era venuta l'idea di dire questa area era a suo tempo, ripeto, edificabile,
di, come dire, prevedere un piccolo completamento, perché si è previsto un'unità residenziale in cambio di un'opera pubblica nelle frazioni collinari. Si può dire di sì, si può dire di no, naturalmente si può anche dire di no, nel senso che non è in gioco qui ovviamente un elemento di interesse pubblico strategico. Questa è veramente una valutazione totalmente discrezionale, per cui valuti la commissione in totale serenità, cioè per l'assessore non è una questione politica, come posso dire, non ha nessun valore politico questa cosa. Simone, però tutto l'oggetto dell'osservazione è nato dal fatto, anche della manifestazione di interesse, che lei voleva uscire dal comparto, però voleva l'edificazione a parte, non senza edificazione. Noi in quell'ottica lì abbiamo accettato sempre le osservazioni. Poi quando siamo arrivati al PO ci abbiamo messo B2 senza prevedere la edificazione. Però se no lei gli conveniva stare dentro il comparto, perché almeno l'edificazione l'aveva. Gli conveniva stare dentro. Sì, però Roberto, allora quello che dici è utile alla commissione, no? Nel senso che chiaramente ogni area ha una sua storia. Non è che questa signora è proprietaria di un'area che per moltissimi anni ha fatto parte di un comparto, no? Quindi è normale che la signora ti dica: mi avete tolto dal comparto, lasciatemi un'opportunità che io non ho potuto cogliere negli anni. Dopodiché ovviamente la commissione non è mica obbligata a nulla, e d'altra parte vanno fatte delle valutazioni, ma poi di interesse pubblico. Allora a noi c'era parso che, siccome l'area sembra un po' una naturale area di completamento, perché poi è anche interna, no? Abbastanza interna a quel punto lì, a noi c'era parso che poteva essere intelligente, diciamo così, prevedere una piccola edificabilità in cambio di un'opera pubblica nella zona collinare. Però se la commissione valuta di no, cioè non è in gioco una questione strategica, no? Cioè io non posso come assessore dire in un caso del genere che c'è, no, una visione politica diversa. Cioè qui siamo veramente a un intervento, a una previsione minimale, cioè non è che... Quindi valuti la commissione in totale libertà, ripeto, non è una questione, cioè, non gli si può dare un rilievo politico-amministrativo, no? A una previsione... Dici, mi avete tolto dal comparto, ci si è fatta togliere dal comparto, l'ha chiesto lei, no? Giusto? Sì, l'ha chiesto lei, chiaramente quando era nel comparto era proprietario di un'area che aveva una potenzialità edificatoria, però questo non vuol dire niente, fra virgolette, no? Cioè, ripeto, la commissione valuti con totale serenità. Faccio solo presente che abbiamo previsto delle opere anche più piccole, no, nell'avvio del procedimento, come quelle che ricordavo, che chiaramente non è che si può chiedere a interventi più grossi di farti un'opera piccola, no? Le opere piccole le fai fare agli interventi un pochino più piccoli. Quindi a noi c'era parso che tutto sommato questo tipo di, diciamo, di previsione avesse un senso, però non è in gioco. No, vabbè, per come è andata la storia io sono contraria, poi gli altri faranno le sue valutazioni. Ma allora la faccio anch'io la mia valutazione. Intanto dico a Lucchesi, sì, Lucchesi, lei era nel comparto turistico ricettivo, ma nessuno le ha chiesto di uscire da quello, e se ha chiesto di uscire non poteva legare l'uscita da quel comparto al fatto che noi poi gli si desse un terreno edificabile. Cioè, questa la trovo paradossale, questa cosa, se così fosse. Ora dico, l'area in questione è un'area vicina al mare, un'area, cioè si chiede la costruzione di una villetta da 1 milione di euro di valore di mercato, e in cambio si ristruttura qua su un lavatoio. Cioè, è paradossale anche quello, ragazzi, finché si scherza. Quindi, cioè, mi trovo veramente sulle posizioni della Michela anche questa volta, senza ombra di dubbio. No, per noi non è essenziale dover prendere in considerazione un'osservazione che al comune non apporta niente. Una sistemazione di un lavatoio si fa con gli operai del comune. Però scusa Riccardo, solo una precisazione. Posso io, Simone? Sì, no, scusa Alberto, però solo una precisazione. Perché lo dico, lo voglio essere preciso e corretto.
l'abbiamo messa in rosso apposta, cioè sì, intendo dire al netto di quello che dici che è soltanto da rispettare, no, sulla parte dico privata dell'intervento, sulla parte pubblica noi l'abbiamo messo in rosso apposta, cioè te gli puoi anche chiedere di fare 5 lavatoi, mi spiego? Quindi la parte perequativa è tutta da definire, solo questo segnalo. Dicevo solo che una serie di opere minori, va bene, che abbiamo previsto di mettere dentro meccanismi perequativi, gli puoi chiedere di fronte a interventi che hanno una scala ridotta. Questo ha una scala ridotta, è vero, ha dei valori immobiliari più alti che altre zone del comune, è un'unità abitativa sola, quindi non è che gli puoi chiedere, no, a chi ti fa una unità abitativa sola di farti, che ne so, un'opera pubblica importante. Quindi lo dico solo per dire alla commissione, la parte perequativa è tutta da stabilire, il ragionamento che va fatto è se è opportuno o meno, questo lo capisco, prevedere lì un'edificabilità. Questo sì che è un ragionamento di cui capisco, no, cioè vi vengo dietro, lo capisco che è una di quelle scelte dove i margini di opinabilità sono elevati, me ne rendo conto anch'io, non è che Alberto. Grazie. Dopo voglio finire, dopo riparlo. Scusate, non avevo finito, ma avete interrotto, dopo riparlo. Scusa Riccardo, non avevo capito che non avevi finito. Termina Riccardo, vai. Vai pure. Termina, almeno termina l'intervento. No, perché tanto dopo l'intervento. Allora, io ritengo che lo strumento della perequazione sia un'opportunità che vada emancipata e non messa in una situazione marginale. Altrimenti tutta quella serie di interventi che sono stati elencati nel momento dell'adozione del piano strutturale rimangono nel libro dei sogni sostanzialmente, no? Tante belle cose, noi per primi siamo sempre quelli che abbiamo criticato, no? L'elenco degli interventi che rimangono semplicemente nel libro dei sogni. Bisogna anche ragionare e partire da un recente passato. Il fatto che quel lotto di terreno sia stato messo all'interno di un comparto turistico ricettivo implicava la necessaria e indiscutibile unica alternativa, che è quella di mettere e partire quel comparto tutto insieme, perché non era assolutamente pensabile, ipotizzabile, realizzabile che la signora, bontà sua, potesse realizzare un albergo di una stanza, no? Perché la quota parte di quel terreno sul comparto gli poteva prevedere di magari fare una stanza e un bagno, no? Faccio per far capire a tutta la commissione. Che cosa quindi si prospetta? Si prospetta Davide contro Golia, perché la maggioranza di proprietà del comparto poteva scegliere di offrire due spiccioli alla signora, che si vedeva obbligata, se voleva monetizzare qualcosa, a doverlo cedere e sacrificare la sua possibilità edificatoria, perché altrimenti non poteva essere attivato. Nel contempo cosa accade? Che la signora, comunque sia, avendo una capacità edificatoria virtuale, perché poi bisogna ragionare anche di questo nei grandi numeri, no? Era costretta a pagare un IMU, è stata costretta a pagare un IMU come tanti altri privati che si vedevano la possibilità virtuale di poter realizzare un volume quando di fatto non lo poteva attivare per tutta una serie di motivazioni che vi ho testé elencato, no? Un po' come quelli che avevano le famose B3 che pagavano l'IMU, erano sotto zona di vincolo. Qui il vincolo era di un'altra natura, era di una natura di forza maggiore, no? Perché che faceva lei? Faceva la hall? Faceva il bagno? Faceva la reception? Faceva un pezzo di ristorante? Se tutto il resto non poteva essere attuato, non poteva farlo sicuramente, ragiono così per ipotesi. Ecco che vedo io invece un'opportunità che non è dovuta assolutamente, perché come questa signora ce ne sono altre centinaia di altri di proprietari che hanno pagato per anni IMU con una virtuale possibilità
di edificare, che se giaceva però bontà loro a tutta un'altra serie di vincoli normativi e sovracomunali, sovraordinati e quant'altro. Ecco, allora io dico, lei ha avuto la prontezza di fare l'osservazione, no? Ha cavalcato l'onda, è una possibilità, è un'opportunità che non è detto che venga accettata o meno, no? È un'opportunità che poteva essere richiesta da tante altre persone che magari o per inerzia o per qualsiasi cosa non l'hanno fatto, per disinteresse. Lei dice in buona sostanza, per anni ho pagato un IMU su una capacità che non ho potuto sviluppare, ma non perché non ho voluto attivare, perché non mi sono trovato in condizioni di poterlo fare. Non dice tu cur voglio fare la villetta, vi faccio un intervento, ecco che allora Simone secondo me ha ragione, ragioniamo sull'opportunità di quantificare quanta è la perequazione. Non partiamo dal presupposto di dire che va fatta questa analisi, no, va analizzata tutta la situazione, non è che una si alza e dice c'è un fazzoletto di terra e voglio fare una villetta. Questo è il discorso. Per me io sono favorevole all'accoglimento dell'osservazione. Alberto, ma se lo vuole edificabile ce la vuole fare la villetta, se non è edificabile non ci paga più IMU, non ci paga più nulla e ammortizza tutto, ma l'hai visto dov'è il terreno? È sul mare, eh? Lei se lo vuole edificabile ce la vuole fare la villetta, lo vuole continuare a pagare l'IMU e anche salato. Ma che discorsi fai? Oh, Alberto, ha detto un'altra cosa, Michela, ha un pochino provato a fare la storia, cioè diceva Alberto che chiaramente si vede, no? Questo fazzoletto di terra faceva parte di un comparto dove... Ma quello l'ho capito, non sono mica scema, ma ti volevo dire che lei dici che c'ha questo fazzoletto con l'edificabilità virtuale, ha pagato l'IMU per tanti anni e tutto quanto, ha tentato, no? Dice così almeno si leva da questo comparto, da pagare le tasse per un comparto che non è ancora partito e tutto quanto, no? Ha tentato. Se gli va bene, gli va bene. Se gli va bene, però, ci mura la villetta, ci continua a pagare l'IMU, no? Se gli va bene. Se gli va male, ammortizza i soldi che ha pagato tuttora, fino ad ora. Perché se gli va male, non ci fa niente, almeno così non spende più niente. Ma se gli va bene, ce la fa la villetta, ma ce la fa bella, da 1 milione di euro. Per cosa? Per venire a recuperare un lavatoio nelle frazioni? Ma qui, ma ragazzi, ma vi rendete conto? Io, ragazzi, non lo so. Per me non ce la mura. No, Michela, ti prego, te lo ridico un'altra volta, siccome è importante non creare equivoci, la parte perequativa è tutta da definire, dopodiché uno può anche dire che è contrario, ma non dite per recuperare un lavatoio. Intanto io non sono neanche in grado di dire, a seconda di che opera fai, su quale lavatoio la fai, quanto costa, no? Tanto per incominciare. Quindi, cioè, la parte perequativa c'è massima libertà. Qui la valutazione è la valutazione è chiaramente un'altra. La valutazione è se si ritiene o meno, rispetto ad un interesse pubblico che ovviamente non si colloca in quella zona territoriale in modo chiaro, no? Come dice Alberto, cogliere l'opportunità di un intervento di ricucitura, va bene, di un tessuto che è già, no, densamente edificato, per appunto sviluppare un aspetto perequativo significativo, però proporzionato, in un'altra zona del territorio. Questa è l'unica valutazione. Simone, no, visto la commissione, che... no, ma Michela, la commissione può anche dire di no, mi spiego, però no, non dire per un lavatoio, lavatoio possono essere anche 10, lo dobbiamo stabilire noi, capito? Ecco. Ma scusate, andate a riprendere quello che... Scusa, posso intervenire? Mi ero prenotato. Sì. Allora, il punto in questione l'ha segnalato l'assessore nel primo intervento, ribadito successivamente, l'ha ripresa Alberto e anche la Michele e Riccardo. Allora, qui si tratta, al di là della storia del lotto in questione e delle previsioni che il richiedente ha chiesto di correggere, se riteniamo che sia a livello pubblico strategico sacrificare una parte, un lotto in sostanza, in forza di qualcosa che gli dobbiamo chiedere. Questo qualcosa che gli dobbiamo chiedere va ancora definito,
dobbiamo, come dire, tararlo in modo tale che tra l'altro possa essere realizzabile in maniera più o meno, come dire, facile, no? È vantaggioso per chi lo realizza l'intervento in questione, posto che abbiamo tra l'altro scritto, perché finora non era possibile nelle norme, che si può fare la perequazione anche in spostata, cioè in altre parti del territorio rispetto a quelle in cui si fa la modifica, e questo secondo me è un elemento di bilanciamento positivo. Perché questa è una novità, Jacopo, però è una novità questa, che si possono fare le perequazioni spostate. È una novità positiva secondo me, perché introduce un elemento di bilanciamento su un territorio vario come il nostro. Cioè è chiaro che ci sono parti del territorio del comune che sono più facilmente disponibili nell'interesse privato alla trasformazione. Di conseguenza le frazioni in particolare, che sono le aree in cui questo interesse è più labile, possono beneficiare di un intervento che realizza la trasformazione di carattere privato da una parte e porta l'interesse pubblico di compensazione sulle frazioni. Chiaro che non è semplice valutarlo, no? Perché se si ragiona di una trasformazione in un'area circoscritta, si riesce a valutare bene il peso introdotto da quella trasformazione e cosa deve essere prodotto su quell'area per compensarla, quella trasformazione lì. Ma questa possibilità è una possibilità importante in ragione del fatto che altrimenti con le sole forze delle trasformazioni molto limitate possibili sulle frazioni non si ottengono determinati risultati, no? Tant'è che l'istante non ti dice che vuole fare il lavatoio o un altro tipo, mantenere la marginetta o battere la pesca, ti quantifica la possibilità di un intervento su quell'area dicendo uno degli interventi con un costo di 50.000 euro, provando una monetizzazione. Allora dico, i piani di ragionamento sono due: o vogliamo mantenere quell'area lì fuori dal comparto, perché così è già nell'adottato, libera dalle costruzioni, piano di ragionamento rispettabile, siamo a Rido di Camaiore, possiamo decidere che i lotti liberi, quelli che erano i lotti liberi, restano tali e quali anche nel territorio urbanizzato. Questo è un piano di ragionamento. L'altro piano di ragionamento è invece che queste situazioni producono delle limitate trasformazioni dal punto di vista urbanistico che aumentano il carico urbanistico, e quel, diciamo, plusvalore lì lo trasferiscono in perequazione sulle frazioni, in questo caso, definendo per bene qual è l'altra faccia della medaglia. Questo è il piano di ragionamento. Il mio pensiero è che se vogliamo sacrificare alla residenza dei lotti liberi al Lido di Camaiore, evidentemente non è che lo si facciamo per soddisfare del fabbisogno abitativo, no? O dell'emergenza abitativa, lo facciamo perché si generano delle condizioni di vantaggio su queste. Non dobbiamo averne paura, dobbiamo governarle. Per governarle per bene non dobbiamo neanche aver paura di chiedere. Quindi, se si realizza un'unità immobiliare a carattere residenziale al Lido, non bisogna aver paura di chiedere un intervento significativo da un'altra parte, se in quell'area lì non ci sono le caratteristiche per soddisfare l'interesse pubblico. Può essere sensato introdurre il criterio della monetizzazione, nel senso, producimi un intervento che vale tanto altrove o da un'altra parte in termini di perequazione, no? Piuttosto che indicare invece le condizioni di un manufatto, la tipologia di un manufatto, perché quello magari è un valore più permanente, no? E ci indica il tipo di trasformazione. Però questo presuppone il fatto che la trasformazione la accogliamo. Se non la accogliamo, io rispetto la posizione, dico attenzione, perché forse merita considerarle tutte queste possibilità, nel senso che poi potrebbero essere occasioni perse. Ne abbiamo vista una sola per il momento, forse l'oggetto è chiaro, magari per valutare la nostra posizione torniamoci. Volevo dare un suggerimento metodologico, siccome, come diceva Jacopo ora, questa è la prima osservazione di questo tipo, no? Che incontriamo, se non sbaglio, forse potrebbe essere opportuno metterla da parte
in modo che quando avete visto tutte le osservazioni, poi siete anche più in grado di fare una valutazione complessiva, no? Nel senso che io vedo un unico rischio in queste situazioni, lo dico a me stesso, quindi voglio dire, sono il primo ad ammetterlo, che è quello, no, di magari fare delle scelte che non siano sufficientemente eque, no? Quindi magari, se volete, vediamo tutte le osservazioni in modo tale che quando poi le andiamo a decidere, queste anche, diciamo, che hanno un impatto minore e che appunto spostano l'elemento dell'interesse pubblico più nell'individuazione nostra, no? Perché è chiaro che a livello territoriale sul Lido di Camaiore lì una dimensione pubblica di interesse non è rintracciabile. Ecco, forse è il caso magari di averle davanti tutte, no? Per poterle anche valutare. Alberto Iacomini prima diceva ce ne sono varie situazioni così, magari c'è stato chi ha avuto, no, più la prontezza di fare l'osservazione rispetto ad altri. Magari se abbiamo il quadro, no, di situazioni simili, poi possiamo anche prendere una decisione. Perché io l'unica preoccupazione che ho, lo dice chi, no, ha collaborato con l'ufficio per fare la proposta alla commissione, quindi, però con onestà intellettuale, no, l'unica preoccupazione che ho è quella magari di creare degli elementi di iniquità, no, se non si sta attenti, perché a me non mi preoccupa lì un intervento di completamento residenziale di una unità abitativa, se giustamente, come diceva Jacopo, lo si coglie come occasione, lo diceva anche Alberto, adeguatamente da valutare in termini di valore, per far fare anche delle opere pubbliche nell'entroterra, considerando che la capacità dell'entroterra di attrarre investimenti di questa natura è inferiore, no? Quindi questo schema di ragionamento è corretto, è giusto, guardate, secondo me, perché è chiaro che lì un intervento residenziale non ti provoca mica un problema di carattere ambientale o paesaggistico, no? Se è fatto in un certo modo. Il carico urbanistico è limitato, si parla di un'unità abitativa, e invece l'opportunità può essere, no, di avere un motore per fare delle cose nell'entroterra. Il problema non è tanto questo, no, ma è quello appunto che mi pare accennasse Alberto, è che magari situazioni così ce ne sono varie. Allora, magari diamoci l'opportunità di vederle tutte le osservazioni in modo da evitare questo in particolare, no, di fare magari degli errori nell'equità con la quale prendiamo le decisioni, no? Vediamo quante osservazioni di questo tipo ci sono, ecco, e poi magari prendiamo una decisione finale. Siete d'accordo, al netto, dico, delle opinioni che possono essere diverse? La mia proposta è questa, cioè fare in modo che queste situazioni in cui un cittadino chiede una roba di questo tipo e propone una perequazione spostata a favore di un intervento edilizio di carattere privato con esclusivo vantaggio per chi lo propone, si valutino tutti insieme, perché il piano è l'interesse pubblico su cui si devono valutare queste cose qui. E se l'interesse pubblico non lo rileviamo, è evidente che non si debba accogliere. Questo è un po' di dubbio, no? Vabbè. Mi chiarisci il discorso della perequazione, Simone, della perequazione spostata. Ma non è allora, Michela, non è una novità di oggi. No. Le perequazioni spostate, io avevo parlato con te per altre cose e te lo ricordi bene, mi dicesti che per legge non si potevano fare, giusto? L'avrai a mente questo discorso che abbiamo avuto, no? Ora è cambiata ora. Ma un po' di delle cose che non sono vere. Che la perequazione spostata si può fare, va bene? È una novità, ma è una novità del piano strutturale, cioè addirittura. Io ti ho detto altre cose, perché la perequazione la puoi fare, ma nei limiti delle regole che ci sono in un piano e nella legge. Cioè, ti faccio un esempio. L'edificabilità residenziale la puoi fare nel territorio urbanizzato, ok? Le opere pubbliche, o recuperi un'opera pubblica esistente, oppure puoi fare un'opera pubblica dove c'è una previsione urbanistica che la prevede. Sì, ma la puoi spostare, però. Eh?
la puoi spostare in cosa altro posso sito. Spostare? Cosa posso la perequazione che è su, prevista su un territorio, la puoi spostare anche su un altro, cioè puoi in fare l'edificabilità. L'edificabilità di un territorio può essere spostata su un altro. Che vuol dire no? L'edificabilità è nel territorio urbanizzato. Sì, okay? Nel territorio, sempre che sia nel territorio urbanizzato, sì. Ma non è che sposti l'edificabilità. L'edificabilità la prevedi con queste schede norma che prevedono delle compensazioni urbanistiche. La compensazione urbanistica può essere in loco oppure può essere spostata. Ma guardate che quando abbiamo adottato il piano operativo abbiamo già approvato, nel senso di adottato, delle previsioni dove l'intervento edificatorio in un punto e la perequazione è spostata in un altro. Non è una novità di oggi, Michela. Te mi parli, se vado bene, se mi ricordo bene, a cosa fai riferimento, di situazioni dove ci sono altri problemi tecnici, altri aspetti tecnici, cioè che tu possa spostarti fisicamente nel piano, questo è possibile, ma nell'ambito delle regole della legge e delle previsioni urbanistiche, capito? Tant'è che qui si è previsto il recupero di un'opera pubblica esistente, perché non è che puoi dire faccio una cosa nuova e nell'area agricola faccio per dire, non puoi, ok? Quindi... Ok, allora queste mettiamole da parte, io sono d'accordo anch'io di vederle tutte insieme magari. Okay. Ecco, mi sembra che ci siamo arrivati. Allora, è mezzogiorno. E si va via. Allora, una mozione d'ordine però, scusatemi. Dunque, domani io ho un problema. Io non posso essere presente in commissione. E poi vado in ferie, rientro il 31. Hai visto un bel mondo? No, ho visto un bel mondo. Te ci sei già stata in ferie. L'avevi detto, ma allora rimandiamola, Jacopo, no? Se, intanto se si può spegnere la registrazione. Comunque, dal primo di settembre sono operativo. Tra l'altro, il 30 e il 31 ci sono dei problemi anche con l'ufficio, quindi non avremo la possibilità di fare la commissione.